Buonasera a tutti, io sono Franco Mariani, sono un giornalista fiorentino, vaticanista e sono stato chiamato da Gianluca e dal caro amico Calzolari a presentare questo incontro. Prima di introdurvi a quello che è il tema di questo nostro incontro, lascio la parola a Don Paolo Arzani, che è il parroco di Santa Lucia sul Prato, vero si dice, e una parrocchia dove tanti fiorentini passano ma che non conoscono perché è di transito. E quindi lascio la parola a Don Paolo, che invito a venire qui per essere ripreso e per essere ascoltato poi anche su YouTube da tutti coloro che vedranno questo incontro ospitato nella sua parrocchia. Prego Don Paolo. Non c'è il microfono, non lo sente. Bisogna se la rifaccia col tecnico. Va bene. Allora io semplicemente do il benvenuto a tutti voi, al professor Calzolari, ma Gianluca. Grazie. E sono felicissimo che Gianluca presenti qui questo libro. E sono felicissimo perché conosco Gianluca da tanto tempo, da molti anni, e ho visto il lavoro che ha fatto, lo studio teologico, la tesi, da cui è poi nato questo libro, il lavoro che ha fatto per questo libro, ecco, e poterlo presentarlo a voi, presentarlo in questa parrocchia, per me è un piacere, ecco. Anche perché credo, mio modestissimo parere, poi questo ne parleranno altri, che oggi assistiamo a un piccolo contributo, ecco, a un contributo sulla materia non banale, importante, ecco. E questa sua passione è un dono grande. E io penso anche di doverlo ringraziare per questa sua passione, perché ci aiuta tutti. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie. Grazie Don Paolo. Tanto invito il professor Calzolari a prendere posto qui sul palco. Quindi siamo qui per presentare questo libro, Le modifiche al rito degli esorcismi nel XX secolo, che ha scritto Gianluca Miele. Gianluca Miele è un giovane professore di religione che si è laureato all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze nel 2014, con questa tesi nel 2014, da cui poi è scaturito questa pubblicazione. Una tesi che ha avuto come controrelatore il professor Giulio Calzolari. Silvio, scusa, Giulio, perché c'è un altro. Giulio Cesare. Io ho conosciuto Gianluca ormai circa un annetto fa, sì, quando appunto il professor Silvio mi ha indicato l'uscita di questo libro, e in previsione dell'uscita sono stato forse il primo a intervistare Gianluca e a parlare del libro. Come ho detto, io di professione faccio il giornalista vaticanista, quindi questo è il mio settore, però dovete sapere che l'esorcismo è un argomento tabù nell'ambito
della Chiesa Cattolica. Quando si va a parlare con un sacerdote e, ancor peggio, con un vescovo di esorcisti, di esorcismo, di Satana, del diavolo, è peggio che di parlare della pedofilia. Un argomento proprio che non deve essere toccato. Eppure ci sono stati pontefici recentemente, dal secolo scorso, Papa Paolo VI, per esempio, che ha parlato del fumo di Satana entrato in Vaticano all'epoca del Concilio Vaticano II. Lo stesso Papa San Giovanni Paolo II ha fatto degli esorcismi all'interno del Vaticano, all'interno della sua abitazione privata, così come l'hanno fatti altri vescovi. Quindi la presenza del diavolo è una presenza appurata, fosse soltanto per quello che ci narrano le Sacre Scritture. Poi ci sono stati esempi notevoli nel corso dei secoli di cui noi abbiamo avuto notizia. Si è incominciato a parlare di esorcismo in maniera predominante da parte dei quotidiani, dei giornali, quando mi sembra negli anni 70 ci fu un processo in Germania dove furono portati alla sbarra dei preti esorcisti. Da lì, almeno per quanto riguarda i mass media, si è incominciato ad interessarsi in maniera più scandalistica che predominante, dico e asserisco. Contemporaneamente poi se ne è interessato in maniera predominante anche il mondo del cinema, uno su tutti i film L'Esorcista, ma poi periodicamente, ogni 10 anni circa, c'è un film prodotto da Hollywood che affronta questo problema in maniera più o meno determinante, in maniera più o meno scandalistica o commediografa, ma comunque punta sempre sull'attenzione, fino a quando siamo arrivati in tempi abbastanza recenti, quando in Vaticano si è deciso di istituire presso una pontificia università un corso per chi vuol diventare esorcista, perché dovete sapere che in ogni diocesi ci dovrebbero essere i preti esorcisti, almeno un prete nelle piccole diocesi. Nelle grandi diocesi, come per esempio quella di Firenze, dove ce ne sono 5, ci dovrebbero essere questo numero di sacerdoti pronti a prestare questo servizio, perché è un servizio importante, essenziale. Poi ci racconteranno, io non mi dilungo più di tanto perché sennò tolgo argomenti al professor Silvio e all'autore del libro, anche se loro esamineranno questa problematica sotto due punti diversi. Una premessa che faccio sul discorso del libro, dell'argomento del libro di Gianluca, è questo: la Chiesa nel corso dei secoli ha rivisto le parti del rito fino ad arrivare a quest'ultima versione di questo XX secolo. Tuttavia ha posto anche dei paletti nel corso degli ultimi decenni, perché mentre prima si andava da quelli che si consideravano anche preti esorcisti, anche se non erano stati, come richiede ora il codice di diritto canonico del 1984, tra l'altro un codice riformato dall'allora cardinale arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit, che era uno dei membri della commissione del Collegio dei Cardinali che hanno revisionato il codice di diritto canonico, i preti esorcisti devono essere nominati dal vescovo. Quindi nessun prete, anche se ha ricevuto, specialmente quelli di un consacrati prima del Concilio Vaticano II, che ricevevano l'ordine per fare gli esorcismi,
i cosiddetti ordini minori, questi sono scomparsi, però tutti i sacerdoti ricevevano prima del Concilio Vaticano II questa missione, che non veniva esercitata nella maggioranza dei casi. Anche se, forse questo non lo sapete, tutti coloro che ricevono il battesimo vengono esorcizzati, perché nel battesimo si riceve, nella con l'unzione del crisma, si viene liberati dal peccato originale, si viene liberati da quello che è l'influenza del maligno. È chiaro che poi chi deve ricorrere agli esorcisti ha una presenza più massiccia, più invasiva del demonio, come poi ci racconterà il professor Calzolari. Concludo questa prima introduzione dicendo anche questo aspetto che è molto importante. Oggi chi dice di essere posseduto non viene subito accolto, perché è un'accoglienza quella che fa l'esorcista, dagli esorcisti. Prima c'è bisogno di passare attraverso un contatto, un colloquio con dei professori, degli psicologi, degli psicanalisti, perché non tutte le persone che credono di essere indemoniate, di essere possedute dal demonio, sono in realtà possedute dal demonio. Ci sono qui poi varie sfaccettature della psicologia moderna. Quindi la Chiesa, anche se non lo dimostra, ha sempre prestato la massima attenzione a questo aspetto, che è un aspetto sacramentale. Il rito dell'esorcismo fa parte dei sacramentali. La differenza tra i sacramenti e i sacramentali è che i sacramenti sono stati istituiti dal nostro Signore, i sacramentali sono stati istituiti dalla Chiesa e sono degli strumenti che permettono al cristiano, al fedele, di arrivare alla salvezza della propria anima, alla salvezza eterna. Io mi fermo qui, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma lascio la parola al professor Calzolari, che introdurrà poi l'aspetto che svilupperà meglio Gianluca. Mi permetto solo di spendere due parole per introdurre il professor Calzolari. Il professor Calzolari, anche se lo vedete così anziano, in realtà è molto più giovane di quello che dimostra. Tra me e lui ci sono 10 anni di differenza. Lui è del 54, io sono del 64. Nel 79, guardiamo se ho studiato bene, nel 79 si laurea. Lui, se io sono un vaticanista, lui è specializzato nella cultura giapponese, fino addirittura ad arrivare in tempi recenti a tenere anche un corso di archeologia di cultura giapponese a Bologna, all'Università di Bologna, nella sede di Ravenna. Ho studiato bene. Sì, Ma non conosce solo il giapponese, non è solo affascinato, perché credo che bisogna poi essere affascinati da questa cultura per poterla conoscere e trasmetterla agli altri, è anche un buon conoscitore della cultura araba e della lingua araba. Insegna all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, all'Università di Firenze. Ha tenuto corsi e lezioni un po' a giro per il mondo. Questo serve un po' anche per capire che ha una cultura, che conosce anche questo argomento, di cui, appunto, come vi ho detto all'inizio, è stato controrelatore, cioè l'avvocato del diavolo, e oggi vediamo come parla di Gianluca Miele. Ci spostiamo per esigenze di ripresa. Prego, professore. Un applauso. All'amico Franco. Allora, sì, è vero, ci si conosce da tanti anni. Io però sono anche uno storico delle religioni, perché mi laureai, oltre che in giapponese, col professor Maurilio Driani in storia delle religioni. Storia delle religioni, che è uno degli insegnamenti
oggi forse più negletti nei nostri istituti universitari. Sembra quasi che la storia delle religioni non interessi più a nessuno. Invece prima avevamo in Italia, in particolare a Firenze, una bellissima tradizione storico-religiosa. E io sono un fenomenologo. Fenomenologia della religione vuol dire studiare il fatto religioso mettendo da parte i propri convincimenti, la propria fede e le proprie idee. Vuol dire entrare nella mentalità di un popolo, entrare nella mentalità di un soggetto religioso, cercare di capire come lui pensa, come lui vede, in questo caso il fatto religioso. La fenomenologia della religione è legata alla fenomenologia di Husserl, ma è stata adottata, vi faccio questo piccolo premessa per farvi capire dove voglio arrivare, fu adottata dai gesuiti. I primi fenomenologi furono i gesuiti che, quando andarono in missione in Oriente, ma anche nell'America meridionale, cominciarono come prima cosa a studiare la lingua del posto e poi a entrare nei meccanismi conoscitivi dei popoli che andavano dove andavano a portare il Vangelo. Qualcuno disse che addirittura si fecero loro stessi convertire da questi popoli, nacquero le questioni dei riti cinesi, giapponesi, malabarici e così via. La fenomenologia studia il fenomeno religioso, in questo caso, mettendo da parte i propri convincimenti. Io sono stato 8 anni in Giappone e per 8 anni ho vissuto con amici, ero all'Università Sofia, con Monsignor Giuseppe Pittau, e devo dire che erano più giapponesi i missionari gesuiti dei giapponesi stessi. E io ho vissuto in ambito buddista, studiavo fenomenologie legate al mondo magico, superstizioso, allo shintoismo, a tutte le tradizioni del Giappone. E la prima cosa da fenomenologo che vi dico, poi entro nel merito della questione del libro, è che questa strana cosa della possessione, poi leggete nell'introduzione che ho scritto, ci sono vari tipi di possessione, ci sono tante cose, non voglio adesso farvi discorsi difficili, perché non è il luogo, e chiaramente, poi ho già scritto qualcosa, poi anche Gianluca leggerete nel libro. Comunque, questa forma che sembra relegata al mondo delle sacrestie o al mondo dell'ambito cattolico, in realtà è un qualcosa che coinvolge più popolazioni, è un fenomeno quasi universale. In un libro che ho scritto recentemente, io ho inserito un capitolo dove si parla proprio della possessione di un famoso bonzo da parte di un'entità malvagia, il demone Mara, che lo possiede come descrive padre Amort nei suoi libri. Lo possiede esattamente nella stessa maniera. Innanzitutto colpisce un bonzo, quindi colpisce un uomo santo, un uomo di preghiera, come aveva colpito i suoi discepoli, gli entra dentro, lo pervade, questa persona cambia fisionomia, cambia carattere, acquista delle capacità che lo rendono straordinario agli occhi dei suoi amici e discepoli, diventa però più cattivo, e quando arriva il Buddha, in realtà sarebbe un Buddha precedente al Buddha storico, che vede questo personaggio e gli dice: io ti riconosco, tu sei, e dice il nome di questa entità malvagia, noi potremmo dire tu sei Satana. Io e te ci siamo già incontrati, ci siamo già scontrati. Io so il tuo nome, esci da questo corpo. E questo demone, che è dentro il corpo di questo bonzo, è visto
scoperto e con il nome rivelato, questa è un'altra cosa particolare, sapere il nome dei demoni, che dà la possibilità all'esorcista di ordinarli di uscire dal corpo, questo non fa altro che uscire dal corpo con grande fatica, si aggrappa praticamente a uno spigolo del tetto, e da lì c'è un colloquio lunghissimo fra il bonzo esorcista e questo demone, che poi dopo alla fine sarà allontanato. La cosa curiosa è che questo testo è un testo antico del buddismo, niente a che vedere con il mondo cattolico o col mondo ortodosso, dove anche lì c'è la tradizione dell'esorcismo. Niente a che vedere con tradizioni legate a tradizioni occidentali. È un mondo completamente diverso. E addirittura il buddismo postula la non esistenza dell'anima, perché ci sono molte tradizioni buddiste, non tutte, questa era una, che postulano, cioè che credono che l'anima non esista, cioè non esiste un sé. Allora la domanda è, ma questo diavolo, dove diavolo si è attaccato, se non si è attaccato all'anima della persona? E qui vengono fuori tutta una serie di complesse teorie affascinantissime. Io vi dico che questo è un mondo affascinante, che legano addirittura questa tradizione buddista alle antiche tradizioni gnostiche, per esempio di Basilide. Basilide, non abbiamo niente o quasi niente di questo gnostico, perché chiaramente, come tutti i filosofi e pensatori gnostici, furono distrutti i libri dal nascente cristianesimo, perché chiaramente era una religione avversaria che postulava la non necessità di un tramite fra l'uomo e Dio, perché l'uomo ha già dentro di sé una fiammella di spiritualità divina e quindi può trovare da solo le forze per elevarsi verso Dio. Basilide dice esattamente la stessa cosa che diceva questa tradizione buddista, che ci sono questi spiriti, queste entità astrali che lui chiama appendici, non vi dico il termine greco, che in qualche modo si attaccano al corpo della persona, e Basilide dice allo spirito o al corpo della persona, e gravitano intorno a questa persona, sulla testa, ai lati, accanto, ai fianchi, come entità astrali, come larve, lui le definisce proprio così, le chiama appendici, che spingono l'uomo al male, che spingono l'uomo verso il caos, verso il disordine. Sapete che il gnosticismo postula l'esistenza di un dio delle tenebre e il demiurgo e di un dio della luce. Quindi voi vedete come in tradizioni profondamente diverse, una è la tradizione gnostica, in questo caso alessandrina, siamo nel primo secondo secolo d.C., e l'altro il buddismo di qualche secolo precedente alla venuta del Cristo, ci siano tradizioni similari, e ci sono così in tanti popoli e in tante culture. Potrei parlarvi degli Inca o dei Maya o degli stessi egiziani. Nel mondo copto ci sono ancora molte tradizioni legate all'esorcismo di derivazione egiziana. Ecco, tutto questo per dirvi che la credenza che demoni o entità astrali, larve o quello che voi volete, abbiano la possibilità di invadere o di vampirizzare il corpo, l'anima, lo spirito, chiamatelo come volete voi, dell'uomo, generando a lui fenomeni di possessione che lo possono portare a apparire addirittura un essere straordinario, capace di fare miracoli, oppure gravi danni, ci sono presso tutti i popoli e tutte le culture. La possessione si differenzia da altri casi analoghi per il fatto che il corpo invaso, lo dice il nome, è un corpo posseduto, cioè passivo. Non è quindi un volo sciamanico, non è quindi uno sciamano che detiene il potere e che si fa invadere dallo spirito per acquistare poteri, ma è una persona, il più delle volte ignara, spesso sono donne o
persone sante, persone molto buone, persone buone sono amate da queste entità astrali, si dice, vengono invasi e vengono vampirizzati. È quindi uno stato passivo. E anche Padre Amort nei suoi libri parla spesso di questa caratteristica. Veniamo un po' ora al libro. Non è stato un libro facile. Io conosco Gianluca da tanti anni. È stato, lo dico qui davanti a lui, e l'ho detto tante volte, è stato forse il mio miglior studente. Ho insegnato all'Università di Firenze, ho insegnato a Bologna, come diceva Franco Mariani, alla Facoltà Teologica, alla Gregoriana di Roma, all'ISR. In particolare devo dire che Gianluca è stato uno dei miei migliori studenti, se non il migliore. Io gli ho fatto da correlatore di tesi a questo suo libro, a questa sua tesi, chiaramente, che poi è diventato un libro. Ho visto la fatica, lo sforzo e l'impegno che ha profuso in questa sua opera. E non è stato facile. Non è stato facile perché ha trovato molti ostacoli sul suo cammino, molti, perché tutti non avrebbero scommesso una lira sulla possibilità della realizzazione della tesi e tantomeno sulla sua pubblicazione, però con tenacia, con caparbietà e con forza, devo dire, è arrivato sia alla tesi col Massimo De Voti che alla pubblicazione di questo libro, che, e lo dico sapendo di dire una cosa che magari lui non vorrebbe che dicessi, che si è comprato, perché praticamente lui, la casa editrice, io ne ho girate tante di case editrici, tante, vi devo dire, eppure sono abbastanza conosciuto, ho chiesto a tanti miei amici editori di pubblicare questo libro gratuitamente e nessuno l'ha voluto fare. Poi alla fine sono riuscito a trovare questa piccola casa editrice che gli ha chiesto però uno sforzo minimo di comprare un certo numero di copie, cosa che lui ha fatto, quindi si è praticamente impegnato anche finanziariamente per la pubblicazione di questo libro. Ecco perché io lo seguo, c'è solo l'affetto che mi lega a Gianluca, ma anche la voglia, il desiderio che lui venda questo libro per recuperare i soldi che chiaramente ha speso perché questo suo lavoro fosse conosciuto. Vi devo dire che non è stato facile nemmeno arrivare a Padre Amort, perché io conoscevo Padre Amort, ma quando gli parlai, poi lo dirai te, quando gli parlai di questa tesi, lui disse: ma è il caso, ma non lo so, perché... Poi disse: è una cosa interessante, fissa un appuntamento per il tuo studente a Roma. E lì è cominciata una trafila, vedete le volte com'è difficile arrivare a ottenere dei risultati. E praticamente per più di 2 anni questo appuntamento che io fissavo con Padre Amort è stato rimandato, finché finalmente avevamo la data certa per andare e Padre Amort è stato ricoverato all'ospedale, dove poi naturalmente è morto. Però aveva la tesi di laurea di Gianluca e da testimonianze poi racconterà Gianluca, Padre Amort ha letto la tesi di Gianluca ed è stata l'ultima cosa che ha letto Padre Amort. Quindi sul comodino della camera dell'ospedale Padre Amort aveva la tesi e con la sua matita, perché scriveva a matita, ha fatto le correzioni che riteneva opportune su questo libro. E troverete in alcune pagine di questo libro ci sono proprio le correzioni autografe che ha portato Padre Amort, che sono state praticamente fotocopiate e pubblicate. Anche questo vi devo dire è una cosa molto particolare, perché Padre Amort non faceva con piacere né prefazioni né tantomeno con piacere correggeva
e i libri. Che cosa vi devo dire? Vi devo dire che oggi si fa un gran parlare di Satana. E proprio oggi ho sentito al telegiornale che hanno trafugato le reliquie di Papa Giovanni Paolo II dalla cattedrale di Spoleto, e delle gocce di sangue. E anche lì chiaramente già si comincia a parlare di sette sataniche, di gruppi satanici, si fa un gran parlare fuori dalla Chiesa, perché la Chiesa non ne parla, come giustamente ha detto il mio amico dottor Franco Mariani, perché non fa piacere parlare di questa cosa oggi. Difficile anche fare le presentazioni dei libri nelle parrocchie con un libro di questo tipo. Io ringrazio il parroco. Ringrazio il parroco, poi questo luogo è un luogo caro a Sant'Antonino, quindi ancora più caro, primo arcivescovo di Firenze e grande esorcista. Quindi anche lui praticò una serie di esorcisti, di esorcismi. Si fa un gran parlare di Satana fuori dalla Chiesa. Quindi voi andate sui giornali, sette sataniche, messe nere. Prima ancora di più, forse bambini di Satana, se ne è parlato tanto e anche a sproposito. Nella Chiesa non molto. Dopo il Concilio Vaticano II si glissa su questo argomento, si evita di parlare di queste cose. Io ho parlato anche mi è capitato di parlare con alcuni vescovi che addirittura non credono e dico una cosa grave, non credono all'esistenza del demonio. Cioè, sembra quasi, o perlomeno sembra quasi, che questo demonio sia diventato un qualcosa di antiquato e che parlare del demonio in questa chiesa progressista non vada bene dopo il Concilio Vaticano II. Si può parlare di tutto, dall'ecologia ai problemi sociali, a tutto quello che voi volete, però non si Al al celibato dei preti, a celibato fare il sacerdozio dei femminile, ma preti, non degli non si può altri. parlare di diavolo, non si può parlare di Satana e dopo diciamo anche Papa Benedetto XVI è stato anche lui un uomo che aveva una profonda consapevolezza della presenza del maligno. Io ho parlato con lui qualche volta a Roma. Ma vi devo dire che in realtà intorno a lui non è che questo argomento fosse molto molto gradito. Si cerca, si evita. Diceva prima bene il dottor Mariani, è il vescovo che dovrebbe nominare l'esorcista, però il vescovo spesso se ne dimentica o dice ma è un argomento così, lo faremo prossimamente e non ne fa di niente. Quindi si fa un gran parlare nella società di questo argomento, basta vedere i cartoni animati, l'interesse che c'è nel film, come diceva Franco Mariani, i manga giapponesi addirittura fanno vedere gli esorcisti cattolici che esorcizzano i diavoli giapponesi, però nella Chiesa Cattolica non c'è. Strano perché il Vangelo ne parla, strano perché Gesù ne parla. Strano perché se uno crede al Vangelo e a Gesù, di conseguenza deve credere all'esistenza di Satana, perché ne parla il Vangelo. Non è che ne parla un personaggio qualsiasi, ne parlano i discepoli di Gesù. Gesù scaccia i demoni, Gesù parla dei demoni che entrano nel corpo delle persone. E quindi è un qualcosa di reale. Se io sono un fedele, se io credo, se io sono un cristiano, io credo all'esistenza di Gesù, credo all'esistenza anche di Satana, il principio che si oppone alla luce, al bene o a quello che volete. Poi, come fenomenologo, potrei dire, beh, è una tradizione probabilmente derivata da Zoroastro o da tradizioni mandee precedenti, quelle dicotomiche sull'esistenza di un mondo di luce o un mondo di tenebre in opposizione. Però, se io sono cattolico, se io sono cristiano, vado in chiesa, credo a Gesù, credo alla validità dei Vangeli, non posso dubitare dell'esistenza di Satana.
E prima ha detto bene Franco Mariani che era un sacramentale come tale, però se voi leggete attentamente quello che scrivono i primi padri della Chiesa e quello che viene fuori dai primi concili, tutti i battezzati potevano esorcizzare e tutti i preti potevano esorcizzare perché erano infusi della presenza dello Spirito. Attenzione, questo è un altro argomento, ora qui siamo in pubblico, ma vedete, già Origene o Origene, a seconda di come voi lo pronunciate, aveva parlato di un siamo nel mondo alessandrino, siamo nel primo secolo dopo Cristo, lui ha scritto delle belle cose anche contro gli eretici, per esempio contro Celso e tante altre cose. Ha fatto tanti commentari ai Vangeli. E lui parla di un cristianesimo che lui chiama somatico, soma è il corpo, cioè letterario, allegorico, superficiale, e di un cristianesimo spirituale, che qualcuno potrebbe definire, come è stato fatto, ma è una deriva, esoterico, cioè non perché riservato agli eletti, ma perché è una tradizione che andava conservata con cura, con amore, una lettura al di là della lettura. Ma quando voi andate alla messa, per esempio l'Eucaristia, cosa pensate che sia l'Eucaristia? Oggi io ho sentito dei oggi, insomma, mi è capitato di sentire un po' di qua, un po' di là, dei sacerdoti che dicono la testimonianza, il ricordo dell'ultima cena. Ma non è una testimonianza l'Eucaristia, non è un ricordo. È qualcos'altro per un cristiano. In quel momento in cui il sacerdote eleva e consacra il pane e il vino, quelli diventano il corpo e il sangue. È un qualcosa di mistico che scende dal cielo per chi crede, o perlomeno per chi credeva. È un'energia, che qualcosa arriva e che poi trasmette. Sono ondate benefiche, sono forze straordinarie, spirituali. Non immaginatevi come in manga, i fumetti, i raggi di luce che escano dalle mani. È qualcosa di diverso, che pervade, che trasforma, che converte. Ma oggi, dove insegno anche io, non faccio nomi, è sparita la teologia spirituale. Chi parla più di teologia spirituale? Nessuno. La teologia spirituale non va di moda. Cos'è la teologia spirituale? Chi mi sa rispondere? Fino al Concilio Vaticano II la teologia spirituale veniva insegnata nei seminari, oggi non più. La teologia spirituale è un qualcosa che, chiaramente per chi crede, perché sennò è inutile che uno studi la teologia spirituale, è qualcosa che accompagna l'esperienza spirituale o mistica sia dei santi che degli uomini normali, dall'inizio del loro percorso di cristiani fino al culmine della loro vita cristiana. E si prendevano come esempi da studiare e da analizzare, per esempio, le vite dei santi. Santa Teresa d'Avila, tutti i santi, adesso non voglio fare nomi, perché cioè, San Martino, altro grande esorcista, e si studiava la loro evoluzione spirituale. Questa era la teologia spirituale, e su questa teologia spirituale c'era la meditazione sulla demonologia e l'angiologia, altri argomenti oggi dimenticati nei seminari e nelle facoltà teologiche. C'è la sociologia, c'è l'economia, c'è l'informatica, non si parla più di queste cose spirituali. Ma è assurdo tutto questo. Sono alla base della nostra fede di cristiani. Ecco perché poi è tutto così falso, tutto così inutile,
tutto così banale, perché è la Chiesa stessa, non tutti, ma perlomeno una parte della Chiesa stessa, che banalizza queste cose che in realtà banali non sono, e che per 2000 anni, perlomeno fino al Concilio Vaticano II, sono state motivo di vita e anche di morte, perché molti sono morti, martiri, per tanti cristiani. Quindi l'errore, uno dei primi errori, secondo me, e qui io dico una cosa di cui mi assumo la responsabilità, è che con il Concilio Vaticano II qualcosa si sia perso. Chiaramente c'è stato anche un arricchimento verso altri argomenti, ma un'apertura verso il dialogo, l'ecumenismo, tutto quello che voi volete, ma si è cominciata questa lunga deriva che ha portato poi a questo vuoto, a questa realtà vuota che noi viviamo quotidianamente nella nostra fede religiosa, o perlomeno che molti vivono quotidianamente. Altro argomento molto interessante, di cui parla il nostro Gianluca, poi sarà lui a parlarne approfonditamente. Il discorso dell'esorcismo, non è che l'esorcismo sia sceso dal cielo, nel senso, un uomo consacrato, un sacerdote oppure uno che è stato nominato dal vescovo, ha la potenzialità di praticare gli esorcismi, però c'è tutta una tradizione maturata nel corso dei secoli che ha portato alla scelta di determinate formule, di determinati rituali che sono stati giudicati validi per combattere le forze oscure. Oggi si direbbe testati. 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 Con la mascherina. Ecco che nel tempo si sono creati così delle collezioni di rituali, di sacramentali, in latino, perché il latino era la lingua sacra, una lingua importantissima, che purtroppo col Concilio Vaticano II è stata abbandonata, o ha cominciato ad essere abbandonata. Dico questo perché il valore di una preghiera sacramentale è sempre più forte se tutti lo fanno nella stessa identica lingua. Voi pensate al valore e alla potenza di una preghiera espressa da 20 milioni di persone nello stesso orario, nello stesso momento, nella stessa identica lingua, che ci collega agli inizi del cristianesimo. È una tradizione importantissima che ci collega alle nostre radici stesse di essere cristiani. Questo lo sanno bene i nostri amici e fratelli islamici, che si guardano bene dall'abolire l'arabo classico, perché le preghiere e la liturgia deve essere in arabo classico. Poi le omelie si fanno nella lingua del posto, ma la preghiera viene svolta nella lingua sacra. Quindi noi avevamo un complesso di rituali che nel tempo si erano costruiti in varie parti, diciamo, d'Europa, dell'ecumene cristiano. C'erano dei rituali definiti gallici, perché erano nati in Francia, dei rituali che venivano praticati in Germania o nel mondo mitteleuropeo, dei rituali che venivano praticati in Italia e nel mondo mediterraneo, ma tutti questi erano accumulati da una omogeneità e dalla stessa identica lingua, il latino. Lasciamo da parte il mondo chiaramente ortodosso, dove la stessa cosa veniva espressa però nella lingua sacra, che era lo slavo o il greco ecclesiastico di Cirillo e Metodio. Allora, tutto questo è andato avanti finché alcune commissioni non hanno cominciato a dire: beh, dobbiamo rivedere, questi sono dei rituali ormai antichi, non hanno più valore, hanno perso di senso. La Chiesa ha cominciato a, dopo il film dell'esorcista, dopo questo famoso processo in Germania,
Dopo gli anni 50, quando cominciò a entrare prepotentemente lo scientismo nel mondo, in tutto il mondo accademico, in particolare anche nella Chiesa, si cominciarono a diffondere le teorie psicologiche, insomma, un fenomeno molto complesso. La Chiesa pensò di rimanere indietro e allora volle fare un passo più grande di quello che poteva fare e abolì o cercò di abolire tutte queste formule sacramentali, riunendole in un nuovo codice esorcistico. Ne sono state fatte due o tre tentativi e poi ultimamente è stato fatto l'ultimo tentativo di codice, di esorcismi in lingua profana, quindi da noi in italiano e così via. Ve la faccio breve, breve, breve per non annoiarvi, anche perché trovate poi tutto nel libro, poi ve lo dirà Gianluca Miele. In questo passaggio si sono perse delle formule, dei rituali estremamente importanti che Padre Amort riteneva fondamentali per allontanare il demonio, testati da 2 millenni di esperienza esorcistica. E siamo arrivati a delle forme di rituali di esorcismo che sono pressappoco, diciamo, dei prontuali psicologici, o quasi. Cioè, praticamente sembra che il sacerdote sia diventato uno psicologo. Tant'è vero che quando qualcuno va da lui e gli dice: "Guarda, io mi sento posseduto", oppure i suoi parenti lo trascinano lì, e il sacerdote dice: "Ma bambino, ti sei fatto vedere dallo psicanalista, dallo psichiatra, vai a farti fare tutte le tue cure", ma perché si guarda bene dall'intervenire, proprio perché sa che è un argomento estremamente pericoloso. Estremamente pericoloso. E non solo perché lo possano denunciare i parenti, gli amici e i colleghi, ma anche perché nella Chiesa stessa si guarda con disagio questa fenomenologia. Padre Amort era contrario a questi nuovi rituali di esorcismo, era contrario all'abbandono della lingua latina, era contrario all'abbandono di una formula, di esorcismo ritenuta importantissima, che era il cosiddetto rituale minore di Leone XIII. Questo è un altro argomento assolutamente affascinante. Permettetemi altri 2 minuti e poi mi fermo. Leone XIII, questo grande papa del 1800, della metà del 1800, durante una messa, si racconta, una messa di ringraziamento, si racconta che a un certo punto entrò in una specie di trance o qualcosa di similare. E lui fissava un punto nello spazio posto sopra il tabernacolo o accanto al tabernacolo. Era diventato, dicono, le persone che erano accanto a lui, bianco come un lenzuolo, e il suo volto esprimeva prima stupore, poi terrore. Alla fine della messa, il Santo Padre si alzò senza dire niente a nessuno. Prese e si allontanò dirigendosi verso il suo studio. Lì si sedette a un tavolino come questo e cominciò a scrivere. E cominciò a scrivere. E scrisse tanto, perché 7 ore a scrivere questa cosa. Poi chiamò un suo segretario e gli disse: "Ti consegno questa cosa." E prima i papi facevano i papi, dice: "Deve essere promulgato e deve essere pubblicato. Tutte le diocesi in tutto il mondo devono, alla fine della messa, recitare questa preghiera." Era il cosiddetto la preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo è forse nelle credenze cristiane l'arcangelo più potente che combatte i demoni. Ora, questo personaggio è molto particolare, non posso stare in Italia a parlarvi di San Michele Arcangelo. Comunque, è un uomo, è un angelo che addirittura, secondo le tradizioni, può intervenire anche nell'aldilà, quindi salvare le anime, perché naturalmente ha il permesso da Dio di salvare le anime dall'inferno e dal purgatorio. Ma in questo caso,
Cosa era successo? Poi spiegò Leone XIII. Lui aveva sentito una conversazione e aveva visto o intravisto due figure. Da una parte una figura diafana, celestiale, con la voce dolce, e dall'altra parte una figura tenebrosa, dalla voce rauca. E sembravano amici. E questa dalla voce rauca chiedeva alla figura celestiale, che poi lui identificò con Gesù, di avere il permesso di entrare nella chiesa per possedere e portare al male i servi, cioè i sacerdoti, i vescovi, i cardinali di Dio. E chiedeva anche 100 e più anni per portare a termine questa sua missione di distruzione della Chiesa. La voce celestiale stranamente acconsentì, diceva Leone XIII, e disse: bene, io ti concedo questo tempo e ti concedo la possibilità di possedere e traviare i miei servi, però tu non vincerai mai la Chiesa, non riuscirai mai a scuoterne le fondamenta, questo ti garantisco. Leone XIII era atterrito da questo dialogo e gli venne dal cuore, o ispirata da Dio, questa preghiera a San Michele Arcangelo, che è bellissima, molto lunga, che veniva recitata alla fine di tutte le messe, insieme al prologo del Vangelo di San Giovanni, che era sempre stato usato, prima del Concilio Vaticano II, come preghiera di liberazione. Con il Concilio Vaticano II, la preghiera a San Michele Arcangelo è stata tolta, perché è stato detto è inutile, è antiquata e non serve più. Perché, Stimola il devozionismo. bravo, perché una delle motivazioni fu quella anche di stimolare la superstizione e il devozionismo. Chiaramente, allora siamo tutti superstiziosi perché io vado in chiesa, accendo un cero davanti a Sant'Antonino, quando San Marco era ancora aperto, prima che i domenicani lo chiudessero, oppure vado a Santissima Annunziata, c'è un cielo davanti alla Madonnina. Anche questo forse qualcuno potrebbe leggerlo come superstizione, non lo so. Fatto sta comunque che fu giudicata una forma di devozione superstiziosa. Ma quello che è successo poi nella Chiesa è sotto gli occhi, credo, di tutti, no? E quindi questa è la profezia di Leone XIII, del 1858, insomma intorno alla metà del 1800, Satana chiese 100 anni e più, si arriva ai giorni nostri, o giù di lì. Quindi è tutta una deriva, ma abbiamo la fortuna che Leone XIII disse le fondamenta non saranno scalfite e la Chiesa resisterà anche a quest'ultimo attacco del male. Quindi voi vedete quante cose si possono dire intorno all'esorcismo, quante cose anche interessanti che sono al di là del solito classico film dell'esorcista, con una donna indiavolata e seminuda, con la bava alla bocca e così via. L'esorcismo è un mondo affascinante, un mondo interessante da prendere con cautela, da studiare con cautela, è un mondo che non deve suscitare curiosità. E io credo, e lo dico sinceramente, io non ho mai visto un esorcismo fatto da un sacerdote esorcista, anche se ne ho conosciuti diversi, e ho assistito a degli esorcismi tibetani, ma non a esorcismi praticati dai nostri sacerdoti cattolici. Io credo che se qualche vescovo avesse visto probabilmente quello che ha visto Padre Amorte, certi esorcismi fatti da Padre Amorte, e non perché l'ha visto in televisione, io credo che probabilmente si ricrederebbe e nella sua diocesi nominerebbe degli esorcisti, senza paura che qualcuno dica sono antiquati,
manda il tuo indemoniato a farsi curare dallo psichiatra, così gli dà un po' di antidepressivi e guarisce. Ecco, questo libro vuole stimolare questo argomento, quindi sono stato felicissimo di scrivergli la prefazione, di seguire Gianluca. Io gli auguro veramente una carriera brillante, perché ne ha tutte le capacità. Questo è il suo primo libro. Vi invito a comprarlo, perché chiaramente per lui è importante recuperare un po' dei soldini che ha speso. Poi ognuno chiaramente fa quello che vuole, e vi ringrazio di essere venuti stasera. Veniamo ora al nocciolo della serata, al centro della questione, il rito degli esorcismi di cui ci parlerà il nostro Gianluca. Una piccola premessa. Per essere esorcisti bisogna essere persone, cioè sacerdoti, di una fede integra, perché il demonio attacca anche colui che fa l'esorcista. Certo, non entra nel corpo come nell'indemoniato, ma cerca di corromperlo, cerca di portarselo a sé. Quindi essenziale è che il sacerdote che viene nominato sia un sacerdote reprensibile, che tutte le mattine celebri la messa, che si confessi regolarmente, che faccia una vita di pietà e carità. Forse voi avete visto, perché soprattutto su una rete Rai spesso lo replicano, un telefilm americano che si chiama Supernatural, che parla di demoni, di angeli, e sono protagonisti due fratelli cacciatori che spesso compiano esorcismi. E nel momento in cui iniziano con col rituale, diciamo il centro poi è quello del rito dell'esorcismo, esorcizamus, subito si vede nei telefilm che lo spirito, il demone, esce dal corpo. Vi assicuro che non è così. Addirittura ci sono persone che hanno dovuto subire esorcismi prima di liberarsi per anni, per decenni. Sono pochissime le persone che si liberano, che vengono liberate dal demonio con una o due sedute. Sono persone fortunate. In realtà gli esorcismi durano più tempo. E lo stesso esorcista deve avere anche una forza non solo spirituale, ma fisica, perché spesso si combatte anche fisicamente col demonio. E l'esorcismo non avviene soltanto con la presenza dell'esorcista e della persona indemoniata, ma c'è la necessità di avere 4, 6, 8 persone pronte a tenere l'indemoniato. Perché la forza che ha l'indemoniato è una forza soprannaturale. Spesso ci sono sacerdoti che vengono anche, escono dalla seduta dove hanno fatto il rito dell'esorcismo con ossa fratturate, con bernoccoli, perché l'indemoniato si scaglia contro di lui o scaglia oggetti. Infatti, la maggior parte degli esorcismi vengono svolti in stanze vuote. Importante è anche la disposizione della sala e gli oggetti che usa il sacerdote. La stola, e poi penso che ne parlerà Gianluca nel presentare i vari riti, la stola, l'acqua benedetta, anche qui avete visto come l'acqua benedetta sull'indemonato è come se fosse un fuoco che corrode
il corpo, l'anima dell'indemoniato. La croce è importante poi, anche se non è fisicamente raffigurata, è la partecipazione agli esorcismi da parte di santi. Padre Pio, lo raccontano gli stessi indemoniati di averlo visto, ma soprattutto il più grosso esorcista, in questo caso va detto la più grande esorcista perché è al femminile, è la Madonna. La Madonna ha un potere sull'indemoniato più forte addirittura della croce. Si sente, sono gli stessi spiriti che vedono la Madonna, l'esorcista non la vede, lo vede il demone. E dice: mandatela via, mandala via, allontana quella lì è per me una forza devastatrice, mi uccide, ed è appunto la Madonna, colei l'unica persona che è nata senza peccato originale. Da qui ci si allaccia a quello che dicevo dell'inizio del battesimo, di dove tutti quando veniamo battezzati veniamo esorcizzati. Ora Gianluca ci parlerà di come si sono modificati nel corso dei secoli il rito dell'esorcismo, ma soprattutto poi l'ultimo, e ci parlerà anche, l'ha già accennato il professor Cazzolari, di questo speciale rapporto che c'è stato, se non fisicamente, attraverso i post-it, del compadre Amos, che è stato il più grande esorcista al mondo, ed è colui che dovremmo un giorno forse, la Chiesa dovrebbe un giorno forse nominare, proclamare santo e santo protettore degli esorcisti, perché lui veramente ha dato un forte impulso. Tanto è vero che poi insieme a un altro sacerdote ha fondato l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, grazie alla quale poi siamo arrivati a quei corsi di cui parlavo all'inizio. Io mi fermo, passo la parola a Gianluca ringraziandolo per questo libro perché permette di affrontare un argomento che fino ad oggi non era stato affrontato. E che, come vi dirà, che come già un po' vi ho accennato, è un elemento essenziale per la liberazione delle persone indemoniate. Prego, Gianluca. Grazie. Allora, per prima cosa ringrazio il professor Calzolari perché questa pubblicazione senza di lui non ci sarebbe stata. Lui è stato il mio antagonista quando scrivevo la tesi perché doveva farmi le pulci, doveva smontare il lavoro che facevo e per contro è diventato chi ha portato avanti questo progetto e io lo dico senza vergogna, senza lui questo progetto non ci sarebbe stato, perché gli ostacoli sono stati talmente tanti e talmente grossi che obiettivamente la voglia di lasciare era ogni giorno più grande e se non avessi avuto il supporto di Silvio, io veramente non avrei proprio saputo neanche dove sbattere il capo certe volte. Ringrazio anche Franco perché in questo anno poco meno che ci conosciamo si è dimostrato un amico leale, una persona preparata, intelligente, ma soprattutto una persona che quando dice una cosa la fa. E questo credo sia una caratteristica più unica che rara oggi come oggi. Quindi grazie proprio di cuore perché è raro trovare persone così. Questi sono dei minimi ringraziamenti dovuti. Ringrazio Don Paolo perché senza Don Paolo io probabilmente non avrei neanche iniziato a studiare a scienze religiose e quindi fare la prima presentazione qui per me è un momento importante, è come chiudere un cerchio, perché chi ha scritto la mia lettera di presentazione per essere iscritto all'Istituto Superiore di Scienze Religiose è stato Don Paolo.
quindi senza quella lettera non potevo neanche accedere al corso di laurea. Poi io non credo nelle coincidenze, perché da cattolico onestamente cozzano con la mia fede. Questa sala, che è stata la cappella della Compagnia di San Benedetto Bianco, è stata usata anche come sala di prima evangelizzazione, ma anche prima luogo di insegnamento dal Beato Ippolito Galantini, che è stato, si può dire, uno dei primi maestri che la storia dell'umanità abbia mai avuto. Io come professione attualmente faccio l'insegnante, quindi lo sento particolarmente vicino a me, ma è stato anche il titolare dell'università che ho fatto, perché l'Istituto Superiore di Scienze Religiose oggi è dedicato a Santa Caterina da Siena, ma fino al 2017, quando mi sono laureato io alla magistrale, era proprio intitolato al Beato Ippolito Galantini. Quindi poter presentare il mio primo libro, che è il frutto di una tesi conseguita presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Firenze, in un luogo dove lui è stato, dove lui ha predicato non tanto come prete, perché era un laico, ma con la sua vita ha predicato il Vangelo insegnando agli analfabeti a leggere e scrivere, credo che sia una grazia nel vero senso della parola. Prima perché Silvio, dall'alto abitavo qui accanto, esatto, nella scala. Infatti c'è una chiesa che poi è diventata la sede di una compagnia a lui dedicata, ma il luogo dove è nato come cristiano si può dire che è questo, al di là di ulteriori indagini storiche che possono confermare o comunque spostare di pochi metri, ma si può dire che il Beato Ippolito Galantini conosceva bene queste mura, e questo per me è un grande onore, perché insomma per me è chiudere un cerchio. Come accennavano Silvio e Franco, questo testo ha avuto una serie di vicissitudini non indifferenti. La prima è stata quando io ho proposto al quello che all'epoca era il rettore dell'Istituto Superiore di fare una tesi su questo argomento, mi sono visto sbattere immediatamente una porta in faccia dicendo no, forse è meglio trattare di qualcos'altro, non sappiamo a chi affidarti come professore, perché ovviamente una tesi non la scrivi da solo, ma hai sempre bisogno della guida di un professore che non ti aiuta tanto a scrivere, ma corregge tutte le eventuali castronerie che uno può incontrare per la strada. Quindi già fin da subito ho trovato porte chiuse. Io fortunatamente avevo già un professore di riferimento, che è il professor Alberto Ara, che poi ha scritto la postfazione a questo libro, che con molta titubanza, però anche con molta volontà, ha accettato questo tema, che per lui non era tanto conosciuto, e poi dopo in seguito è stato individuato lui per l'appunto con lo scopo di distruggere il mio lavoro, perché penso sia stato proprio selezionato con questo scopo. E uno dice, bene, problemi normali che capitano a tanti studenti nel corso dei loro studi. Non è finita lì. Ho deciso di fare una tesi e l'argomento era talmente vasto che dalla mia tesi ne è nata un'altra, che è quella di un caro amico che ha studiato, che Silvio conosce bene, Maurizio Ragalmuto Coffa, che ha fatto una tesi altra, che però partiva, perché la mia tesi inizialmente non doveva essere solo sulle modifiche nel XX secolo, io avevo preso di punta l'argomento, volevo parlare degli esorcismi nella Chiesa, quindi tutto il ramo storico, tutta l'evoluzione dal Nuovo Testamento, probabilmente sarei ancora stato lì a scriverla, perché non, è un argomento pressoché infinito. Per cui fu ridimensionata per giuste ragioni, anche perché era infattibile altrimenti, e è venuto fuori questo lavoro. Lavoro che ha incontrato ulteriori problemi. Io quando andavo a chiedere informazioni ai vari insegnanti, ai vari presbiteri e prelati della diocesi per individuare i rituali antichi, trovavo porte chiuse. Fino a che, lo ricorderò sempre, ero nella mensa, all'epoca era la facoltà era in via Cosimo il Vecchio, non era nell'attuale sede, ci stava la mensa che era gestita dalla Caritas, e un monsignore, di cui non faccio il nome, proprio mi invitò caldamente a desistere e a lasciar perdere questo argomento, perché non era materia per un laico.
cioè proprio senza mezzi termini, mi disse non era argomento per me. Chissà, forse avrei fatto bene ad ascoltare il suo consiglio, però tendo a essere una persona che quando si mette in testa qualcosa cerca di portarla avanti, almeno finché i limiti del lecito e della morale lo consentano. Per cui ho deciso di proseguire nonostante questo e devo dire che alcune cose sono state facili da reperire, le più impensate, per esempio il rito del 1614, il primo rito ufficiale della Chiesa Cattolica di Paolo V, era nella biblioteca della facoltà, in copia anastatica, ovviamente non in originale, però quello non c'è stata la minima problematica a trovarlo. Altre cose più vicine a noi, come il rito di Pio X, quindi siamo intorno al 1912, a Firenze, quando io l'ho chiesto, non ce l'aveva nessuno. Sono stato nei maggiori conventi, mi sono state aperte biblioteche che normalmente non erano aperte al pubblico, perché comunque anime buone se ne trovano, se si cercano, rare, però si trovano. Però nonostante questo, pare che questo rituale romanum, perché non c'è solo il rito degli esorcismi, c'è il benedizionale, ci sono tutta una serie di riti che un prete usava quotidianamente per benedire l'acqua, per benedire il pane, per benedire i campi, i contadini, il meccanico, la macchina. Quello in 1912 era sparito. Alla fine, cerca, ricerca, l'ho trovato al santuario della Madonna di Montenero. Quindi a Livorno. Per trovare una copia di un rituale mi è toccato praticamente attraversare la Toscana, se no ce n'era un'altra copia, non mi ricordo se nel Padovano o nel sud Italia, di quelle disponibili ovviamente, perché poi dopo che ho trovato la copia, dopo che ho pubblicato la tesi, dopo che ho pubblicato il libro, improvvisamente è venuto fuori e ce l'avevano tutti. Questa è una cosa abbastanza singolare. Però tutte le domande ho fatte, alcune sono rimaste anche per iscritto perché erano via mail, testimoniavano proprio il contrario. Tra l'altro l'ho anche acquistato io perché l'ho trovato su una bancarella, cioè, quindi nel senso è una cosa che ha ai limiti dell'assurdo veramente. Però per dire quanto è stato veramente difficile anche solo trovare le fonti, trovare persone disposte a parlare. Anche su questa materia parlare di esorcismi, parlare del demonio, come è già stato ampiamente detto, con un prete è difficilissimo. La maggior parte dei preti non ne vuole parlare, chi perché si reputa incompetente, chi perché nel suo ministero pastorale non ha mai avuto a che fare. Ci sono 2 milioni di ragioni valide. Però si torna a un punto centrale. Prima Franco ha detto che il sacramentale non nasce da Gesù. Vero, tranne per l'esorcismo. Perché Gesù nel Vangelo comanda ai discepoli di andare a portare la buona novella, quindi il Vangelo, di battezzare le persone, di rimettere i peccati e di esorcizzare i demoni, guarire i malati e esorcizzare i demoni. Quindi questo sacramentale ha un fondamento più stabile di alcuni sacramenti, perché è Gesù stesso che comanda di farlo. C'è proprio un comando diretto di Gesù, quindi siamo di fronte ad un tema che teoricamente dovrebbe essere centrale, anche perché, più chiaro di così, come ha detto Silvio, se vuoi essere cristiano devi credere nel Vangelo non si fa scrupoli a parlare di demoni, non si fa scrupoli a parlare di indemoniati, non si fa scrupoli a parlare di esorcismi. La polemica classica qual è? Sono tutte fandonie legate ad un linguaggio culturalmente non evoluto, perché 2000 anni fa non c'era lo studio della psicanalisi, non c'era lo studio della psicologia, la medicina era rudimentale e quindi tutto questo veniva tradotto in demoni. Non si sa che pesci pigliare, demoni. E a favore di queste tesi effettivamente c'è molto. Se si pensa che leggendo banalmente l'Iliade, Omero ci racconta che quando arriva la peste nel campo degli Achei, Apollo che scaglia le frecce. Quindi è un intervento divino che fa ammalare
l'esercito che in quel momento non venerava adeguatamente il dio del sole. Quindi un intervento, in questo caso divino, non demoniaco, ma poi Sant'Agostino dirà che tutti gli dei antichi sono demoni, quindi per me cristiano che leggo l'Iliade ci posso tranquillamente leggere un demone che scaglia la peste sugli Achei. Perché Sant'Agostino nella città di Dio lo ripete di continuo, il libro settimo è un continuo ripetere che gli dei dei pagani sono demoni, quindi per me che leggo quel testo da cristiano cattolico è un demone che scaglia la peste sulla gente. Ma ci sono anche delle tesi contrarie, per esempio, adesso vediamo se lo trovo al volo, se no ve lo cito a memoria. C'è un passo di un padre della Chiesa, il testo è Astagirio, mi sfugge l'autore, ok, siamo nella sistema, eccolo qui, ve lo leggo, tanto è breve. Poiché dici, o Stagirio, di soffrire assai anche per un'altra ragione, in quanto spesso il demone, sostieni, ti ha spinto a voler distruggere te stesso in mare o da un precipizio o a terminare la vita attuale in qualsiasi altro modo, voglio discutere un po' con te anche su questi pensieri. Non si tratta infatti di un consiglio solo del demone, ma anche della tua depressione, anzi più di questa che di quello, e forse solo di questa, il che si evince dal fatto che molti di quelli che non sono tormentati dal demone, solo per il trovarsi in una condizione di afflizione, desiderano per sé cose simili. Scaccia dunque, allontana la depressione dal tuo animo, e il demone non ce la farà né a persuaderti in quei disegni, né prima di tutto a suggerirteli. Questo qui è Giovanni Crisostomo, Astagirium ad demone vexatum. Quindi siamo in un testo di epoca patristica, siamo nei primi secoli dell'era attuale, quindi nei primi secoli, nel primo millennio cristiano, la psicologia non si conosceva, ma la depressione la conoscevano di già. Ma la conoscevano già da molti anni. Se si legge i testi degli antichi greci si parla di bile nera, e la bile nera è un umore legato alla depressione. Quindi già all'epoca si conoscevano questo tipo di disturbi e si distinguevano da un influsso spirituale, demoniaco o divino che poteva essere variamente interpretato. Quindi la tesi che vorrebbe relegare il tutto ad una ignoranza medica, un'ignoranza psicologica, non regge il confronto con le fonti, e dato che per fare storia, che sia storia delle religioni, che sia archeologia o storia classica, bisogna confrontarsi con le fonti fanno da padrone, perché io non posso dire una cosa contraria alle fonti, perché la mia opinione non conta niente. Se c'è una fonte che testimonia una cosa, io non posso ignorarla. È mio dovere, anzi, come studioso, ricercare la fonte e accostarmi alla fonte, anche se questa smontasse la mia tesi, anzi a maggior ragione dovrei portarla in alto. Questo per farvi capire come c'è proprio un tentativo di demistificazione, di demitizzazione del sacro, che non è solo della demonologia o dell'angelologia, che purtroppo è una specie di forma tumorale che ha toccato un po' tutte le religioni e purtroppo anche la mia. Non ha toccato tutto il corpo, perché viva Dio noi abbiamo degli esempi fulgidi. Purtroppo qualcuno ormai è passato a miglior vita, padre Amort nel 2016 se non ricordo male, e Monsignor Gemma l'anno scorso, un vescovo esorcista, uno dei pochi vescovi che non ha mai avuto né vergogna né timore di parlare di esorcismi, ha pubblicato un sacco di libri, tra l'altro scritti in maniera fluentissima, quindi anche piacevoli da leggere, che raccontano proprio la sua testimonianza di esorcista. Ed è rarissimo un vescovo che faccia il ministero di esorcista in prima persona, in genere delega sempre a qualcun altro, perché gestire una diocesi è veramente complesso, quindi trovare anche il tempo e le forze da dedicare a questo ministero particolarissimo è difficile. Come ricordava Franco prima, non è solo questione di tempo, ti metti in gioco le energie. Io ho conosciuto svariati esorcisti, molti dimostrano 10-15 anni più della loro età. Sarà solo un effetto psicologico? Non lo so. Io, a differenza di Silvio, ho assistito a diversi esorcismi e
non voglio raccontare perché mi è sempre stato chiesto di non raccontare e quindi non lo faccio, però posso dire che quello che si vede effettivamente, razionalmente, ci sono delle difficoltà a spiegarlo. Quindi obiettivamente c'è qualcosa che queste tesi che cercano di demitizzare, demistificare, vanno un attimino rivedute e corrette. Per contro, come accennava Franco, c'è un altro settore che invece, anziché demitizzare, demistificare, crea degli scandali, degli effetti surreali. Ovviamente si tratta del cinema, della letteratura. Lì l'effetto è proprio il contrario, perché puntano a vendere, per vendere devi stupire e quindi la prima cosa che fai, cerchi di impressionare. Quindi lì andrebbe fatta una demistificazione, perché si vedono delle cose a volte nei film che sono, anziché terrorizzanti, sono ridicole. Una, quella che citava prima dell'esorcista, in questo caso addirittura laico, quindi una cosa, un abuso totale per la Chiesa Cattolica utilizzare il rito degli esorcismi per un laico, che recita la formula e di come la recita il demonio si spaventa e va via. Magari. Purtroppo quando uno conosce persone che hanno dei problemi spirituali tali da richiedere il ricorso all'esorcista, si rende conto che ci sono delle sofferenze, che magari ci fosse la formuletta magica che inizia a recitarla e risolvi il problema. Una cosa che a me preme sottolineare è che il rito degli esorcismi non è una formula magica. Con il rito degli esorcismi non si compie una magia, non è strettamente legato alle parole che vengono dette, per cui i rituali possono anche cambiare, come sono cambiati per almeno 1600 anni. Il problema è se si butta via il bambino con l'acqua sporca. Se noi prendiamo nel Nuovo Testamento, la maniera con cui viene descritta l'esorcismo sempre è semplicemente un comando nel nome di Gesù. Gesù nel suo nome, ovviamente, o nel nome del Padre, ma Gesù parla in prima persona, comanda al demone di andarsene via. San Paolo, quando esorcizza la pitonissa, siamo nel libro degli Atti degli Apostoli, è l'unico esorcismo descritto nella sua forma, non che viene detto che gli esorcismi non venivano fatti da altri. Infatti il Padre Amort mi fece una correzione su questo, perché probabilmente non aveva inteso bene cosa volessi dire. È l'unico esorcismo in cui c'è una descrizione di come viene fatto l'esorcismo, e San Paolo dice: nel nome di Gesù vattene da questa persona. Semplice, lineare, non ci sono formule, c'è un comando imperativo: nel nome di Gesù. L'autorità non è di Paolo, l'autorità è di Gesù. Poi San Paolo è l'apostolo delle genti, è quello nominato da Gesù stesso dopo che è asceso, quindi una nomina stratosferica, se vogliamo, una super raccomandazione, però è Gesù che compie il miracolo della liberazione, e in quel caso la liberazione è immediata. Se noi poi prendiamo, come ricordava Silvio, i testi patristici, nella patristica noi troviamo che spesso sono i cristiani, i battezzati, che fanno gli esorcismi, e i padri della Chiesa, e sono santi scrittori che la Chiesa riconosce come maestri che hanno formato il cristianesimo che conosciamo noi oggi, proprio lo testimoniano, addirittura negli scontri con i pagani, quando scrivevano un libello per convincere i pagani a convertirsi al cristianesimo, dicevano: vedete, voi non riuscite a risolvere il problema con i vostri indemoniati, basta e prendiate un nostro battezzato, non serve nemmeno e vengo io che sono il vescovo di questa città o il presbitero nella città a fianco, prendete un battezzato della vostra città, vedrete, risolvi il problema, perché è la fede in Gesù che libera, è Gesù che libera. Quindi nei primissimi anni, nei primissimi secoli della Chiesa, l'esorcismo era veramente un ministero affidato a tutti i battezzati. Perché? E questo ce lo ribadisce il Concilio Vaticano II, che secondo me è un ottimo concilio, che è ancora da studiare, è ancora da ben applicare in certi settori, ma è sicuramente un dono di Dio.
Il Concilio Vaticano II ribadisce con forza: ogni battezzato è re, sacerdote e profeta. Il battesimo conferisce queste tre cariche di dignità: re, sacerdote e profeta. Tutti i battezzati, maschi e femmine, perché come dice San Paolo, non c'è più né giudeo né greco, non c'è più né maschio né femmina. Per cui ogni singolo battezzato riceve il sacerdozio di Cristo, ogni singolo battezzato riceve la regalità di Cristo, ogni battezzato riceve il carisma della profezia di Cristo, perché Gesù era re, sacerdote e profeta. Lui è il re, lui è il sacerdote, lui è il profeta ancora oggi, perché lui è Dio, da cui viene tutto il resto, per me credente ovviamente, senza voler turbare la fede e la sensibilità di chi può non credere. Quindi il primo tempo della Chiesa era così. Però che cosa ci raccontano sempre i padri della Chiesa, ma anche già il libro degli Atti degli Apostoli? Ci sono delle persone che vanno in giro a fare gli esorcismi e succedono dei disastri. C'è un racconto negli Atti degli Apostoli dove un gruppo di esorcisti fai da te vanno a esorcizzare nel nome di Gesù, nel nome di Paolo, nel nome di Pietro, e il demone li massacra di botte. Proprio ci viene riportato e questi vengono pestati. E il demone, ci viene raccontato, e li prende anche in giro. Dice: voi pensate basti nominare? Ecco perché la Chiesa fin da subito inizia a mettere dei paletti. Non è cattiveria quella della Chiesa. La Chiesa, prima di essere maestra, è mamma. Una mamma, se è sana, sta attenta che il figliolo non faccia stupidaggini e non compie azioni sbagliate nel momento sbagliato. Per cui, vedendo che non tutti i figli crescono alla stessa maniera, non tutti recepiscono l'insegnamento della fede alla stessa maniera, dice: questo ministero, che è particolare ed è anche pericoloso, è bene che lo usino solo alcuni. Già nei primi secoli noi abbiamo l'indicazione che il vescovo nomina delle persone scelte, e queste persone sono scelte in base alla loro moralità. Sono persone che non hanno particolari scandali, sono persone conosciute perché vivono in una certa maniera, non si ubriacano, non mangiano troppo, non vanno in giro a sparlare degli altri, sono persone moralmente integre. Perché, apro una parentesi, certo. Non è detto che questi scandali di cui faceva riferimento Gianluca siano conosciuti dalla società. Il demone conosce le più intime, tra virgolette, malvagità che può avere, sì, la persona che sta esorcizzando in quel momento, e su quelle il demone attacca l'esorcista. Per questo devono avere una vita morale e una integrità di fede non comune. Giusto. Questo mi fa venire in mente un aneddoto di un amico, oggi prete, all'epoca seminarista, e fu mandato a fare servizio in una parrocchia di un esorcista, e raccontava questo aneddoto e lo colpì molto. Insieme con lui quella volta c'era anche un prete mandato lì dal nostro vescovo, il quale lo aveva mandato lì perché questo prete pubblicamente diceva di non credere al demonio. Quindi il vescovo, per correzione, lo mandò a assistere qualche esorcismo, e questo prete andò lì tranquillamente, e in pratica l'indemoniato iniziò a raccontare tutti i peccatucci, i peccati un pochino meno ucci di questo prete a chi era presente. Ovviamente quel prete, di cui ovviamente io non so neanche il nome perché ci mancherebbe altro, neanche mi interessa, dice: però da quel momento in poi ha smesso di dire che il demonio non esiste, perché quando si è trovato faccia a faccia con una persona mai vista e conosciuta, e conosceva vita, morte e miracoli suoi personali, qualcosa pare sia cambiato. Questa è una piccola parentesi, diciamo, aneddotica. Quindi fin da subito la Chiesa inizia a mettere dei paletti che sono volti alla tutela dei fedeli, ma anche alla tutela di chi soffre per la presenza di un demone. Questo che cosa comporta? Che si iniziano anche a cercare delle formule meno spontanee, perché
alle persone piace sempre ricamare sulle cose, per cui, e soprattutto non tutti abbiamo il carisma di San Paolo o di San Pietro, per cui se a San Paolo bastava dire esci nel nome di Gesù, probabilmente non tutti hanno la forza e la fede di San Paolo, e quindi c'è bisogno di aiutarci. Le formule, i gesti, i rituali sono tutti strumenti che l'uomo utilizza per aiutarsi laddove la sua fede è mancante. La ritualità, come diceva prima Silvio, è composta di parole, è composta di gesti che vanno ripetuti esattamente in quella maniera, non per un mero storicismo, per creare una specie di museo vivente per cui si fa sempre le solite cose, ma perché nel mondo ci sono migliaia di persone che pregano in quel modo, parlano in quel modo, muovono le mani in quel modo, e questa gestualità crea energia. Quindi avere migliaia di chiese in tutto il mondo, anche in orari differenti, ma che pregano la stessa liturgia, usando le stesse identiche parole, compiendo gli stessi gesti, è una forma di potere. Si chiama egregore, quella pensiero, l'energia del pensiero. Adesso sentire parlare in ambito cattolico di energie per qualcuno può far strano, ma in realtà non lo è. Se uno approfondisce un po' la teologia, scopre che è semplicemente una terminologia poco usata, ma è una terminologia che analogicamente è pertinente al concetto della fede. Quindi si iniziano a instaurare dei formulari. Come funzionavano questi formulari? Purtroppo la maggior parte non ci sono arrivati, perché evidentemente c'era molta libertà, quindi l'esorcista di una città li usava, l'esorcista di un'altra città si componeva i propri. La cosa che ci è rimasta dai pochi formulari sopravvissuti di questi primissimi secoli, direi centinaia d'anni, perché secoli dà già una misura, anche se secolo è un centinaio d'anni, ma ci sembra un periodo più lungo, è il fatto che tutte erano incentrate su questo comando imperativo. Nel nome di Gesù lascia questo servo, lascia questo corpo, libera questa persona, ma sempre un comando imperativo nel nome di Gesù. I formulari più antichi abbiamo trovato, magari attribuiti a San Martino, magari sono pseudepigrafi ovviamente, non erano usati da San Martino, sono testi sicuramente più tardi, e studiandoli si riconosce anche il periodo in cui sono stati sicuramente costruiti. Sono formulari che hanno al centro questo comando imperativo, insieme poi ad altre preghiere, a letture del Vangelo, a volte sì, a volte no, a letture di altri testi importanti per la Chiesa, all'invocazione di quel santo o di quell'altro santo più famoso in quel territorio, ma fondamentalmente il rito è tutto centrato su questo comando, che viene detto in un momento particolare, che varia a seconda dell'esorcista. Tutto questo subisce un leggero miglioramento, se vogliamo, nel Medioevo. Il Medioevo è l'epoca in cui si diffondono i codici, iniziano a girare i messali, i primi pontificali soprattutto, e a volte a margine di questi testi vengono inserite anche delle formule esorcistiche, perché erano dei libri che il vescovo o il prete si doveva portare sempre dietro, quindi c'era tutto il necessario. Infatti si può dire che il rituale romanum trova un terreno fertile per costruire le sue basi in questi prodotti della letteratura europea, perché poi alla fine, oltre a essere testi liturgici, ci sono anche opere letterarie europee, tra le primissime, anzi, e tra le più complete e interessanti, perché vanno a toccare proprio aspetti tra i più disparati, soprattutto quando inizieranno a farsi benedizionali, perché è singolare, anche se esulo un attimo dall'argomento, nei benedizionali cambiano le benedizioni a seconda dell'evoluzione. Per esempio, quando viene inventato il motore a scoppio, si inseriscono delle benedizioni per i mezzi che hanno il motore a scoppio, quindi ci aiutano anche a capire come evolveva tecnologicamente la società.
nei rituali più antichi, nei benedizionali più antichi, c'erano tantissime benedizioni per i campi, anche specifiche per un tipo di pianta, cosa che invece via via che la società si fa meno agricola diventano superflue e vengono perse. Questo ci aiuta anche a capire attraverso questi documenti come evolve la società laica in un certo modo, e credo sia abbastanza interessante da studiare. Ma torniamo al nostro argomento. L'esorcismo quindi inizia a prendere delle forme sempre più ritualizzate, sempre più precise, e soprattutto è ormai con il Medioevo che ci sono gli ordini minori, per cui nel cammino per diventare presbitero o prete c'è il passaggio da questo ordine minore che è l'esorcistato. Paradossalmente però l'esorcistato difficilmente chi faceva parte di questo ordine minore poi faceva gli esorcismi, almeno dalle fonti sembrerebbe che era più un nome messo per una fase di evoluzione nel cammino presbiterale, un po' come è stato per il diaconato fino al Concilio Vaticano II. Era un nome per una fase temporale che poi serviva solamente a far diventare presbitero il soggetto. Gli esorcismi però continuano, la Chiesa non ha mai smesso di fare esorcismi. A volte capita in alcuni film che dicono questo è l'unico esorcismo che la Chiesa ha fatto dal Medioevo a oggi. Sono delle baggianate colossali. La Chiesa fa decine di esorcismi tutti i giorni, o se non tutti i giorni almeno un paio di volte a settimana. Quindi è follia pensare anche una cosa del genere. Però viene sempre più istituzionalizzato, più clericalizzato, fino a diventare una prassi solo di alcuni presbiteri esplicitamente nominati dal vescovo, che fanno praticamente solo quello. Si occupano solo di esorcizzare eventuali indemoniati o di capire se la persona che hanno davanti è effettivamente indemoniata. Perché un'altra cosa che spesso non si sa è che la Chiesa è sempre stata molto cauta nel dire questa persona è indemoniata. Prima di dire sei indemoniato, la Chiesa ci pensa svariate volte. È più facile che attribuisca un'apparizione della Madonna che una persona dichiarata. Sì, e vediamo con il caso di Medjugorje quanto è difficile far riconoscere un'apparizione della Madonna. Proprio perché la Chiesa è sempre molto cauta, la prudenza è una virtù tipicamente cristiana. Arriviamo più vicini ai tempi nostri. Arriva il Concilio di Trento, siamo a metà del 1500, più o meno. Viene riformulata tutta la fede cattolica. Noi sentiamo parlare di controriforma. È un errore clamoroso dal punto di vista storico. Il Concilio di Trento è anche una controriforma, ma è soprattutto una riforma del cristianesimo. Il cristianesimo si spoglia di tanti vizi che aveva preso nel corso dei tempi, ne acquisisce magari altri, perché comunque nel Concilio di Trento c'è un'attenzione enorme a cose che per noi oggi sono irrilevanti, per esempio il numero di segni di croce che un prete deve fare durante una messa, come deve giungere le mani prima di toccare la particola, delle cose che sono anche un pochino eccessive per la nostra sensibilità attuale, ma soprattutto c'è una spinta centralizzatrice, c'è un richiamo ad essere tutti figli della stessa Chiesa, quindi un richiamo ad usare il latino. È il periodo in cui Lutero traduce in tedesco la Bibbia e invita a fare celebrazioni in tedesco, in francese, in lingue locali, in cui non è l'unico Lutero, c'è Calvino in Svizzera, ci sono svariati soggetti in giro per l'Europa che spingono in direzione opposta. La Chiesa invece si accorge dell'importanza della centralizzazione. Paolo V promulga il rituale Romanum. E la cosa interessante è che nell'idea di Paolo V non era quello di renderlo obbligatorio. Sarà la curia romana a capire la grandezza di Paolo V, del suo gesto, e quindi a imporlo e a convincere lo stesso Paolo V a firmare la decretale che poi lo rende obbligatorio per tutti. Nel rituale Romanum c'è il benedizionale, c'è il rito del battesimo,
c'è l'obbligo di scrivere i registri parrocchiali, per cui si è battezzato Tizio, va scritto di chi è figlio, quando è nato, quando è stato battezzato, ma c'è anche un rito degli esorcismi, che è il De Exorcizandis Obsessis a Demonio. Questo rito non è una creazione nuova, è nuovo nel senso che la forma con cui viene presentato è completamente nuova, ma le formule sono antichissime. Paolo V chiede ai migliori teologi del suo tempo di raccogliere tutte le fonti più antiche in materia di esorcismo. Li manda a giro per l'Europa, li manda in Gran Bretagna, li manda nei conventi più remoti dell'Italia. Devono raccogliere tutto ciò che è antico e che riguarda l'esorcismo. Fa un lavoro, diremmo oggi, contemporaneo, fa un lavoro proprio di ricerca metodologica e sistemica e tira fuori questo rituale che fondamentalmente resta invariato fino al 1998, perché il De Exorcizandis Obsessis a Demonio, con qualche piccola modifica, è il rito ufficiale della Chiesa Cattolica Romana dal 1614 fino al 1998, quando viene promulgato e poi pubblicato il nuovo rituale. Quindi un lasso di tempo che tocca praticamente 300 anni e anche un pochino di più. Quindi un rito particolarissimo, nuovo e al contempo vecchio. E mi viene in mente sempre quella parabola di Gesù dove dice: c'è una persona che tira fuori dal suo scrigno cose vecchie e cose nuove. Proprio un'applicazione del Vangelo questo rito. Questo sacramentale è una cosa nuova e al contempo vecchia, elaborata in maniera sapiente. Ha dei limiti? Sì, lo stesso padre Amort più volte dice che qualcosa andrebbe cambiato in questo rituale. Padre Amort, per esempio, lamentava la mancanza di preghiere mariane. Prima Franco ci diceva che la Madonna è l'esorcista per eccellenza, nonostante sia una donna, quindi non è neanche prete, però come temono i demoni, questo ce lo raccontano gli esorcisti o gli ex posseduti, come temono di fronte alla Madonna, non c'è niente che li spaventi di più. Neanche le reliquie dei santi. Nemmeno il Papa stesso. Nemmeno il Papa stesso, certo. Quindi la Madonna si può dire che è una figura centrale che nel De Exorcizandis manca. Le invocazioni a Maria, c'è qualche citazione della donna che schiaccia il serpente, qualche lettura dell'Apocalisse, ma non c'è una preghiera dedicata alla Madonna. Questo è un grande limite del vecchio rituale. E padre Amort, già in tempi non sospetti, lo faceva notare, già prima che venisse promulgato il nuovo rito. Per essere un pochino più conciso, questo rito che cosa subisce nel tempo? Intanto correzioni. Il rituale di Paolo V aveva delle piccole imprecisioni, i testi venivano scritti ancora a mano o al limite con la stampa a caratteri fissi, quindi era facile che una parola non fosse declinata nel latino corretto o mancasse una virgola, mancasse un accento. Quindi esce una seconda edizione, Benedetto XV se non ricordo male, o XIV, non mi ricordo, scusate, che corregge, fa delle piccole, dei piccoli correzioni di refusi. Il rituale resta intonso, c'è solo una modifica vera e propria. A un certo punto del rito viene detto di fare quattro croci sul petto e nella successiva modifica queste croci diventano tre. È stata una domanda a lungo discussa, poi confrontandomi con Silvio è venuto fuori che c'è anche delle ragioni per cui si è passati, cioè c'erano quattro croci, non era un refuso come probabilmente chi ha fatto l'emendamento ha pensato che fosse. Quattro sono le direzioni spazio-temporali, quattro sono i cardini del mondo, quindi fare quattro croci sul petto vorrebbe dire isolarlo da tutto ciò che può toccarlo da qualunque parte venga, che venga da nord, che venga da sud, che venga da est o da ovest. E questo richiama, ripensando poi alla discussione con Silvio, al fatto che alcuni demoni, oltre ad avere un nome, hanno anche una collocazione
spaziale, il più famoso è Il demone del meriggio, però anche c'è un rimando a un demone del nord, la luce del nord che scende, che è una luce tra parentesi, però è un demone, e questo richiama tutta l'angelologia. I demoni non sono altro che angeli caduti. Esatto, quindi c'è tutta una serie di riferimenti che andrebbero approfonditi sicuramente, e questo nel libro ancora non l'ho fatto, ma forse sarà l'idea per approfondire queste tematiche. Andando avanti, il rituale nel corso dei secoli non subisce nessuna modifica, tranne nel XX secolo. In realtà un capellino prima del XX secolo, Leone XIII aggiunge il suo esorcismo, perché lui in quelle 2 o 3 ore che si chiude nel suo studio, si chiude proprio a chiave, il racconto che è stato fatto nel 1900, non mi ricordo, comunque sia a distanza di decenni da un testimone oculare sulla civiltà cattolica, dice che il Papa sbiancò, smise di considerare tutti, finita la messa scappò e si chiude dentro lo studio, con i segretari gli bussavano: Santo Padre, ci apra, cosa vi accade? Gli davano del voi all'epoca, quindi cosa vi accade? E il Papa non rispondeva. Qualcuno temeva anche che gli fosse preso un coccolone, perché questo è corso via sbiancato e si è chiuso dentro la stanza e non rispondeva più. Quando il Papa esce, ha in mano diversi fogli e dà 2 ordini. Uno è quello detto da Silvio di mettere questa preghiera a San Michele Arcangelo in fondo alla messa, dopo il prologo del Vangelo di Giovanni, che già era previsto dal rituale tridentino della messa. L'altro è un esorcismo da aggiungere come appendice all'attuale rituale. Questa cosa viene già inserita sotto Leone XIII, ma viene formalmente riconosciuta con il successivo rituale. L'edizio tipica del rituale romano successivo cambia proprio l'impostazione, e questa è la prima vera modifica. La seconda modifica a questo testo si ha nell'edizione subito successiva, quella del 1925, se non ricordo male, in cui vengono messe delle norme un po' più stringenti per la selezione di chi deve fare l'esorcismo, quindi nella nomina episcopale, che c'erano già ma vengono solo ribadite. E poi nel 1952, in cui viene messa una cosa che è fondamentale, viene detto di stare attenti a distinguere una patologia psichiatrica da una possessione, per cui viene proprio messo nero su bianco nei prenotanda, cioè nelle istruzioni del rituale stesso. Il sacerdote esorcista deve assicurarsi che quello che ha davanti non sia un lunatico, non sia un mitomane, non sia uno schizofrenico, non sia un depresso, deve essere una persona posseduta. E quindi c'è l'invito, infatti in quel periodo ci sono anche delle comunicazioni in merito, a rivolgersi agli specialisti della materia. Prima di fare un esorcismo, un salto dal medico non guasta mai, perché bisogna essere sicuri. Perché si fa più danno ad una persona malata di mente a dirgli che c'è un demonio se non ce l'ha. Perché quella persona si inalbera in una fantasia, e allora guarire dalla sua patologia diventa infinitamente più complesso. Ma allo stesso modo si tutela chi invece ha una patologia che è demoniaca e non quindi una patologia medica, che si sente quindi non solo accolto, perché il primo scopo del rituale è quello di accogliere la persona, ma si sente anche capito, perché sa che davanti non ha una persona che crede che sia un mitomane o un pazzo, ma sa che c'è una persona che capisce il suo problema e quindi sa anche come trattarlo, perché tutto parte sempre dalla comprensione. Se non capiamo qualcosa non possiamo fare niente. Cosa succede? Con il Concilio Vaticano II c'è una riformulazione di tutti i rituali. Vengono riformulati tutti i rituali, viene riformulato addirittura il codice di diritto canonico per renderlo più idoneo ai tempi ma anche ai dettami del Concilio, tutti tranne il rituale degli esorcismi. Per almeno una...
Il risale del 98, si parla di 14 anni prima, per almeno una ventina d'anni buoni, forse anche 30, nessuno parla di modificare questo rito. Poi, come diceva Franco, io prima pensavo tu mi facessi la domanda sul film, non sul caso legale, di cui io obiettivamente non so la data, però il film è degli anni 70, metà anni 70, quindi più o meno il periodo è quello. C'è questo clamore mediatico intorno al rito degli esorcismi che lo riporta in auge al grande pubblico e quindi anche alla Chiesa. Come? Sì, esatto. Quindi la Chiesa inizia a pensare di riformulare questo rituale. Cosa succede? Si rivolgono agli esorcisti? No. È paradossale, ma pur avendo fior fiore di esorcisti, c'era padre Candido Amantini, il maestro di padre Amort, e tra l'altro aveva dei carismi speciali per cui lui riconosceva una persona indemoniata guardandola semplicemente negli occhi. C'era padre Amort che già esercitava, c'erano tutta una serie di esorcisti straordinari a cui rivolgersi, nessuno gli viene in mente di domandare a loro. Per cui producono un rituale ad interim, che tra l'altro è introvabile, non mi è riuscito di accedervi in nessuna maniera, sono andato a chiedere in varie diocesi, addirittura qualcuno nega che esista, però è un documento, si sa che esiste, tra l'altro è testimoniato da fonti, è impensabile dire che non esista. Questo rituale ad interim viene fatto, solo allora viene fatto vedere agli esorcisti, tra cui padre Amort. Padre Amort lo scrive in diversi suoi libri pubblicati con imprimatur, quindi che la Chiesa ha accettato tranquillamente, e dice che lui stesso ha fatto delle correzioni, le ha mandate alle commissioni, erano ben due commissioni che se ne occupavano, ma queste sue correzioni e di altri suoi colleghi esorcisti non sono state neanche calcolate, come se non avessero scritte. È vero, questo me l'ha specificato un altro esorcista attualmente vivente, che non era così facile farle arrivare queste cose, c'era un meccanismo estremamente lento e complesso per poter far arrivare queste correzioni, per cui c'è da credere anche alla buona fede e sperare soprattutto nella buona fede, che quindi queste correzioni non siano mai arrivate per tempo. Però padre Amort denunciava nei suoi libri, e qui io mi baso su quello che lui ha pubblicamente scritto e pubblicato in più lingue in tutto il mondo, che queste sue correzioni di altri esorcisti sono state completamente ignorate. Questo è un dato di fatto, è una testimonianza di un diretto testimone che era padre Amort. Il nuovo rituale, appena pubblicato, generalmente esclude tutti i rituali antichi. C'è un'abrogazione dei rituali antichi. È così anche per le leggi. Se c'è una legge in materia di traffico, visto che qui abbiamo tanto traffico nonostante l'ora di sera, le vecchie leggi sono automaticamente abrogate, perché se no ci sarebbe una confusione giuridica, legislativa. Cosa succede? Il cardinal Medina, che stava alla congregazione per i riti, su richiesta degli esorcisti scrive una nota accompagnata al rituale stesso, al nuovo rituale, e dice che qualunque esorcista che ne faccia debita richiesta al suo vescovo ha diritto a usare il vecchio rito. Di più, se il vescovo non la concedesse, loro possono contattare direttamente la congregazione per il culto e loro concederanno volentieri questo permesso. È una cosa assurda. Si fa un nuovo rituale, ma chi non lo vuole usare è libero di non usarlo. Io credo sia una singolarità nella storia della Chiesa, ma penso di qualunque società. Di fatto viene detto che il nuovo rito è il rito ufficiale della Chiesa, ma chi vuole può usare il vecchio rito a sua discrezione, basta che abbia il permesso del vescovo o il permesso della Sacra Congregazione preposta. Padre Amort definiva questa nota una barchetta di salvataggio, usa proprio questo termine. Dice padre Amort che lui non capisce perché, ma il nuovo rito nella sua esperienza di esorcista non funziona né in latino né in italiano. Per lui quel rito è completamente inefficace.
io ho iniziato a domandarmi perché purtroppo, e ora ve lo racconterò, non ho avuto modo di poter parlare di persona con padre Amort, se no gliel'avrei domandato di persona, per cui mi è toccato fare una fatica bestiale per arrivare a capire cosa potesse essere cambiato di così importante da renderlo inefficace. E qualcosina ho trovato, per esempio la formula imperativa nel nuovo rito è suggerita. Il nuovo rito non ha la formula imperativa al suo centro. Anzi, se uno legge per bene i prenotanda, quindi le istruzioni, vede che di fatto non potresti mai utilizzarla, perché le istruzioni chiedono che l'esorcista abbia la certezza assoluta che la persona che ha davanti sia posseduta. Tutti gli esorcisti, padre Amort per primo, dicono che fin tanto che non fai un esorcismo preliminare, tu non puoi avere la certezza che quella persona sia posseduta. Ma il nuovo rituale ti vieta di fare anche l'esorcismo preliminare, perché se non hai la certezza sicura, non lo puoi fare. Quindi c'è una specie di cortocircuito. C'è un divieto nei prenotanda, c'è una diminuzione di importanza del centro. Come se non bastasse, vi ho già raccontato che il rito è del 1614, ma affonda le sue radici ai primi giorni della vita dei cristiani, quindi ai primi decenni della vita cristiana. Viene buttato via tutto, viene conservato quasi nulla. Io nel libro ho ritrascritto integralmente, tra l'altro con l'aiuto di una cara amica, perché sarebbe stato impensabile tradurre, cioè rimettersi a ricopiare passo passo, pagine e pagine del rituale. Ho ricopiato tutte le principali edizioni del Novecento, quella del 1614, 1913, 1925 e 1952, e poi tutto il nuovo rito in latino, perché è stata una scelta stilistica, nonostante nel mio percorso di studi il latino non era una materia prevista, io quindi ho dovuto fare da autodidatta. E ho visto che ho fatto proprio delle tabelle, i punti in cui il rito nuovo riprende il rito antico sono rarissimi, a volte sono interpolazioni, c'è la stessa tipologia di preghiera un po' rimpastata, quasi mai viene ripreso alla lettera il rito antico. Di fatto si è buttato via, mi perdoneranno il termine, ma si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, perché delle preghiere che avevano una loro storia, una loro tradizione millenaria e anche una loro efficacia. Sì, però non sono formule magiche, no, quindi uno può tranquillamente modificarle, però c'era una questione di appartenenza, una questione di tradizione, la tradizione nella Chiesa non è mai secondaria, che viene accantonata inspiegabilmente. Addirittura l'unico pezzo di una formula imperativa del rito antico è messa nelle formule che possono essere usate a scelta dell'esorcista, quindi non nemmeno nel rito ufficiale, ma in un appendice. E forse per un errore di battitura, ma anche nella versione emendata non è stato corretto, questa è l'unica formula che non viene citata nel reminder, perché a un certo punto dice utilizzate i punti, perché tutto il rito è contraddistinto da dei punti, perché è un volumetto anche abbastanza impegnativo, quindi ci sono dei punti. Per l'appunto quella è l'unica che viene dimenticata. E credo sia singolare come cosa, è sicuramente una svista, però è interessante che anche la versione emendata del 2004, il rituale del 1998-99, c'è questa dimenticanza per ben due volte, che spero venga corretta in una, mi auguro, prossima edizio tipica del rituale. Siamo quindi arrivati ad avere contemporaneamente due rituali che sono tuttora in vigore. C'è di più. Nel 2007 Benedetto XVI, il nostro Papa Emerito, quindi l'ex pontefice regnante, fa un motu proprio, il Summorum Pontificum, col quale dice che il messale
Tridentino, nella sua forma ultima, ovviamente non nella versione di Paolo V, non nelle versioni più antiche, può essere utilizzato liberamente senza più richiedere il consenso al vescovo. Per cui qualunque sacerdote che volesse volesse celebrare la messa recitando le preghiere antiche può farlo liberamente a sua discrezione. Quando viene fatta l'istruzione di questo documento, di questo motu proprio, viene specificato che tutto ciò che il motu proprio riferisce al messale vale anche per il rituale romanum. Quindi vuol dire che un esorcista può liberamente scegliere se usare il vecchio rito o il nuovo rito senza più chiedere al vescovo e senza più usare quella barchetta di salvataggio data dal cardinal Medina, perché il motu proprio di Benedetto XVI permette la scelta a qualunque prete. Qui mi permetto una parentesi. Parlando con padre Amont, una volta mi disse che secondo lui Benedetto XVI era un grande esorcista ed era colui, permettetemi una cosa che mi disse privato, comunque colui che stava salvando la Chiesa dallo spazio. Quindi disse, è un grande esorcista e avrebbe fatto, secondo padre Amont, Benedetto XVI anche degli esorcismi. Giovanni Paolo II se ne conoscono un paio, ma qualcosa ha fatto anche Benedetto XVI. Secondo appunto padre Amont, questo gesto proprio, questo testo che aveva promulgato era proprio per porre un argine a un degrado che stava diventando secondo lui molto pericoloso. Questo mi disse. Interessante. Quindi abbiamo due rituali utilizzabili contemporaneamente a questo punto senza limiti. L'esorcista sceglie se usare il rito nuovo, sceglie se usarlo in italiano e in latino o sceglie se usare il vecchio rito. Se non che la Commissione Episcopale Toscana, la CET, impone con una nota di utilizzare solo il rito in italiano, il rito nuovo in italiano. Quindi di fatto abbiamo un documento successivo al 2007 in cui si va contro un motu proprio papale e ci sarebbe da interrogare i teologi specializzati in dogmatica se questa cosa sia effettivamente lecita, perché comunque è un motu proprio papale, è vero, non è un documento al massimo grado di livello magisteriale, però è un documento che ha un certo peso, soprattutto questo tipo di motu proprio, che non è un motu proprio legato al costume, alla società, ma all'utilizzo di un rito. Sta di fatto che ad oggi la cosa è ancora così, ho parlato con diversi esorcisti e mi hanno detto noi siamo vincolati alla promessa di obbedienza nelle mani dei vescovi, i vescovi hanno stabilito questo e noi giustamente siamo obbedienti. L'obbedienza è la prima virtù cristiana, quindi ci mancherebbe altro. Però è singolare anche questa piccola interfaccia nostrana, perché è toscana in questo caso, quindi è proprio un problema della Chiesa toscana in questo caso. Siamo nel 2020, gli esorcismi esistono ancora, addirittura stando a molti sacerdoti esorcisti ce ne sarebbero di più che in passato, perché le richieste sono molte di più che prima e pare anche richieste concrete, quindi non mitomani, non schizofrenici, non depressi, ma con problemi effettivamente legati alla sfera spirituale. Siamo ancora in un momento di dubbio. Che prospettive ci sono? Io posso dire che il mio libro ha avuto un sacco di problemi per essere scritto come tesi e ancora di più per essere pubblicato, e sta incontrando un sacco di problemi anche per essere presentato, al di là del Covid che ha bloccato la presentazione per diversi mesi. Anche prima del Covid, eccetto Don Paolo, io ho trovato solo porte chiuse. Tanti complimenti, tante persone, preti, vescovi che l'hanno letto, ma si sono complimentati, però tante porte chiuse.
So che è uscita adesso una nuova traduzione del vecchio rituale, cosa che c'è già nel mio libro, però purtroppo ha avuto poca diffusione, fatta da Fede e Cultura. E ad oggi esistono praticamente tre traduzioni del vecchio rituale e basta. Una è fatta da Fede Cultura, una è una pubblicazione indipendente, non so neanche quanto qualitativamente devo ancora esaminarla, quindi non mi esprimo in merito. E poi c'è questa che è stata fatta da un sacerdote della diocesi di Pistoia, che è un caro amico, ci ho studiato insieme e di cui conosco perfettamente la preparazione, quindi sono abbastanza certo del lavoro che ha fatto. Ripeto, le mie competenze in latino sono abbastanza scarse, quindi mi sono affidato ad una persona che avesse delle competenze superiori alle mie, anche perché sarebbe stato superbo da parte mia pensare di tradurlo con le mie capacità. Un'ultima cosa per chiudere, la storia mia con Padre Amort. Io ho incontrato questa figura di Padre Amort attraverso un caro amico che non c'è più, che mi regalò un suo libro. Era un anziano signore che abitava vicino a casa mia e mi fece dono di uno dei suoi libri della sua biblioteca. E io sono un collezionista, tra virgolette, di libri, sono un accumulatore di libri, quindi so quanto sia doloroso regalare un libro, quindi è un gesto proprio di affetto filiale o in questo caso paterno, regalare un libro. E così ho conosciuto questa figura di Padre Amort anni fa. Ed è stato uno dei tanti punti che mi hanno portato poi a voler approfondire questo argomento. Quando, dopo aver discusso la tesi, Silvio mi disse che si poteva incontrare Padre Amort, intervistarlo e proprio in vista di un'eventuale pubblicazione di questa tesi di laurea, io accettai immediatamente e, come ha accennato Silvio, ho ricevuto puntualmente comunicazioni da Silvio: liberati per il giorno X perché bisogna andare a Roma da Padre Amort. Tempo una settimana, Padre Amort ha rinviato l'incontro. Questa cosa è andata avanti per anni, finché a un certo punto, credo lo stesso Padre Amort, stufo, ha chiesto che gli inviassi il mio libro, sempre attraverso Silvio, perché non c'era verso di incontrarsi. E ha ricevuto il mio libro attraverso le mani di Don Stefano Stimamiglio, che è il segretario generale della Società San Paolo, quindi la congregazione di presbiteri di cui Padre Amort faceva parte, il quale si è fatto proprio staffetta per poter portare il mio testo a Padre Amort. Per cui io l'ho spedito a Roma a Don Stefano Stimamiglio, il quale mi ha ricontattato telefonicamente per dirmi che l'aveva ricevuto e lo aveva consegnato direttamente nelle mani di Padre Amort. Stimamiglio ha scritto due righe di prefazione in cui racconta brevissimamente questa cosa qui, però non scende molto nei particolari. E di tanto in tanto mi riportava le impressioni di Padre Amort. In questo caso a me direttamente, perché a quel punto Silvio non aveva contatti diretti con Stimamiglio, ma anzi ero io l'interfaccia per entrambi verso di lui, che era diventato l'unica maniera per raggiungere Padre Amort, anche perché Padre Amort, mi diceva lo stesso Stimamiglio, era diventato inavvicinabile. Per quanto facesse ancora qualche esorcismo, le sue condizioni di salute erano tali da doverlo tutelare il più possibile. Stimamiglio scrive nella sua prefazione che generalmente padre Gabriele Amort era molto critico verso i lavori sugli esorcismi. Quando lesse il mio testo disse che c'era poco da correggere, ed effettivamente le correzioni sono marginali, sono piccole cose, tipo per esempio sulla nascita dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti da lui fondata. Lì c'era, io mi sono basato sulle parole di Padre Bamonte, l'attuale presidente dell'associazione, in un'intervista a Radio Vaticana che ho trovato pubblicata online, e lì lui la ricorregge tutta, ma è l'unico punto dove veramente rimette pesantemente le mani. Per il resto sono piccole annotazioni, piccole correzioni, belle, perché sono cose comunque sia, a me mi ha fatto molto piacere ricevere. E tra l'altro io le ho ricevute, se non ricordo male, era il 14 di settembre, ma potrei sbagliarmi, con le date non sono molto bravo.
e 2 giorni dopo è morto. Io praticamente sono andata a Roma a riprendere la mia tesi corretta, sempre interfacciata da Dosti Mamiglio, il quale me lo disse in anteprima, mi disse: guardi, lo tenga per lei, ma le condizioni di padre Gabriele sono critiche, credo che non si riuscirà a fare questo incontro. E effettivamente 2 giorni dopo, da Maurizio proprio, ebbi la comunicazione, già lo hai saputo, un messaggino, ieri era alla Verna e padre Amort è venuto a mancare. Quindi, come vi ho detto prima, è stato complicatissimo. Padre Amort non voleva interfacciarsi con persone che scrivessero, che scriva sugli esorcismi. Non voleva più parlare di queste cose, aveva timore addirittura a pubblicare articoli sugli esorcismi. Lo stavano osservando, era stato messo sotto la lente di ingrandimento. Anche io, perché si era successo troppo con la Barbara Russo. Se era forse sì. Io allora, siccome conoscevo Padre Amort, gli presentai questo mio giovane studente e lui mi dette il primo questa disponibilità. Poi ho avuto una serie di segnali negativi, nel senso di non sviluppare questa cosa. Allora io dovetti intervenire facendo, e questo è giusto dirlo perché il merito è anche suo, sul mio direttore editoriale, che era a quell'epoca il dottor Occhi Pinti, che era il direttore editoriale delle Paoline, che mi disse: Silvio, l'unica persona che può intercedere a questo punto è Stimamiglio. Quindi parliamo con Stimamiglio, cerchiamo di trovare questo, di sviluppare questa disponibilità con padre Amort a leggere la tesi e a incontrare questo tuo studente. E quindi abbiamo mosso mezzo mondo perché questa tesi arrivasse nelle mani di padre Amort. Non c'era volontà di non seguire questa cosa, ma il mio convincimento è che qualcuno gli avesse detto proprio di non trattare più questo argomento, perlomeno in maniera editoriale o così pubblicistica. Infatti aveva interrotto nell'ultimo anno e mezzo, aveva interrotto qualsiasi pubblicazione e riflessione sull'argomento esorcismo. Quindi vedete come è articolata la cosa e come si è complicato anche all'interno della curia a parlare di questo argomento. È stato molto bravo Gianluca in questa sua esposizione. Io volevo aggiungere però una cosa: è vero che manca questo punto centrale della imposizione, quindi il sacerdote che ingiunge nel nome naturalmente di Gesù di allontanare il demone, vattene, manca questo punto centrale. Però anche qui, da colloqui che io ebbi con padre Amort, prima addirittura quando tu stavi cominciando a elaborare la tua tesi, lui mi disse, mi confessò candidamente per telefono: il problema non è tanto la forma, ma il problema è la fede. Cioè, quando uno, lui diceva, ingiunge, ordina, comanda, deve comandare, ma deve essere saldo nella fede. E se manca questa forza, cioè, se, quello che vi dicevo all'inizio, se io non credo che nell'Eucaristia ci sia effettivamente Gesù, ma che prete sono? Cos'è l'Eucaristia? La fotografia, la testimonianza, il disegnino, l'ultima cena disegnata da Leonardo da Vinci? È qualcos'altro per chi crede.
Quindi se io credo che in quel momento, ma credo fortemente, lui diceva che manca questa forza, ecco perché Satana ride, lui mi diceva, perché non sente dall'altra parte che non c'è la fede in quello che lui dice, in quello che lui comanda. Quello è il sacerdote, è il in questo caso l'esorcista. E da qui tutte le problematiche di cui parlava. Che poi è di conseguenza alla crisi vocazionale che c'è. Certo. Quindi mancanza di fede da parte dell'esorcista, che si riflette poi ovviamente nella inutilità di quel gesto liturgico. E mancanza di fede accompagnata anche, e qui ritorno su questo famoso documento, lo leggete nella mia prefazione, perché furono intentati dei processi incredibili in Germania 1976 nel 1900, esattamente, allora, perché i sacerdoti cattolici facevano gli esorcismi, i protestanti protestavano, giustamente, perché loro sono abituati a protestare, quindi è la protesta, c'era una cosa illogica, queste sono cose superstiziose, sono cose sbagliate. I sacerdoti cattolici avevano addirittura obbligato, come venne fuori dalla pubblicistica, perché poi si montò un caso internazionale, la stampa di tutto il mondo ne parlò, anche dal Giappone mandarono le truppe televisive, perché il sacerdote diceva che dobbiamo indebolire i demoni, e quindi queste persone, queste donne, erano state obbligate anche a un periodo di digiuno, per cui erano deperite, e una addirittura si ammalò, un'altra ebbe delle gravi conseguenze, e venne fuori un processo, perché poi naturalmente intentarono un processo contro questi esorcisti. Quindi fu la Chiesa, le varie diocesi, che dovettero poi far fronte a rispondere a questo, a queste accuse che venivano fatte contro di loro, di aver fatto qualcosa di più, perché probabilmente erano soltanto delle malattie psicologiche, come dicevi te, andava indagato bene prima di fare l'esorcismo, e la cura dovette pagare fior di quattrini, tanti risarcimenti a questi signori. Quindi venne fuori un caso straordinario, e questo caso è detto poi là per il film L'Esorcista, perché il film L'Esorcista venne posto sull'onda lunga di questo clamore mediatico in Germania, in Svizzera tedesca. Quindi su questo poi si innestò il filone di tutti i film di cui tu parlavi te, e perché questo suscitò impressione, fece emozionare, fece cassetta, e da lì tutti i film. Poi attenzione, tutti i film che non arrivano da noi, ma che nel mondo anglosassone, americano, ce ne sono migliaia. Tanto. E vedete, e quindi dietro ci sono, ecco perché la Chiesa sta molto attenta, ma io dico, giustamente, riprendendo quello che dice Gianluca, come fai te a dire che quella persona non è indemoniata se prima non fai un test per verificare che sia o non sia indemoniata? Non lo puoi fare. Allora lo mandi dallo psichiatra e risolvi il problema. Sono tutti casi psichiatrici. La Chiesa, infatti, ora si stanno un pochino riprendendo insomma, le pratiche dell'esorcizzato, grazie anche a Padre Amos e a questa associazione internazionale. Ma uno andava da... Sì, c'erano qualche vecchio frate, magari cappuccino, che benediceva, che faceva qualche piccolo esorcista. C'erano dei sacerdoti, anche qui a San Domenico, a Montughi. Montughi, c'era Moreno Fiori, Domenicano, della diocesi di Fiesole, c'era qualcuno, ma erano tutti guardati con sospetto, e anche loro avevano paura. Mi ricordo padre Moreno Fiori, che è stato un mio carissimo amico, e mi diceva, ma io ho paura di fare l'esorcismo, a parte il fatto che non li posso fare fuori dalla mia, lui era di Fiesole, quindi doveva fare soltanto a Fiesole, e non poteva farli fuori. Lui era domenicano, su a San Domenico. Dice, ma poi dice, io... se faccio qualcosa e questo mi denuncia, dice, io mi trovo in una situazione spaventosa, e con me tutta la diocesi.
Certo. Quindi preferisco, mi arriva uno, preferisco dirgli guarda, vai dal medico, vai da uno psichiatra, vai da uno psicologo, fai un percorso di cura. Poi, se questo non riesce a risolvere, allora magari tornerà da me oppure no. Quindi, siccome la Chiesa è un'istituzione che deve salvaguardarsi, anche certo. È chiaro che è anche giustificabile fino a un certo punto certo. Questa ritrosia. Ma questo ha dato il là a millantatori, a farabutti di tutti i tipi. Perché è chiaro, uno che ha questa situazione, che si sente in questa situazione, che ha qualche familiare che crede che questa persona sia demoniata, se la Chiesa gli chiude le porte, dove va? Va dal primo santone che trova. Certo, inevitabile. È inevitabile. E il percorso è quello. E mi diceva Padre Amort, la prima cosa che distingue un esorcista vero da uno falso è che l'esorcista vero non ti chiede soldi. Noi si fa tutto gratis, mi diceva, nel nome del Signore. Quest'altro invece si fanno pagare. Quindi già questo crea un discrimine, no? Fra quello che è il buon pastore e quello che invece semina zizzania. È un campo minato. Ecco perché io... Sì, mi avevano chiesto di... non ti faccio nomi. Dice, guarda, questa è una tesi... così non funziona, vedi un pochino te, non di demolirla ma di consigliarlo, portalo da altre parti. E però non l'ho fatto, l'ho fatto prima perché mi ha coinvolto e non potevo non essere coinvolto perché Gianluca è un personaggio particolare e poi perché ho visto la passione che metteva in queste sue ricerche, la volontà di indagare, il desiderio di arrivare a capire tutti i meccanismi, quindi non potevo deluderlo e quindi quello che doveva essere un no elegante è diventato poi un aiuto sincero e non ne sono affatto dispiaciuto perché avete sentito, no? Parla bene, espone bene, è molto cresciuto. Per dire che la tua seconda tesi di laurea invece era su Mitra. Sì, cambiato un po' argomento ma sempre rimanendo nella teologia borderline, anche per quella ho ricevuto molte critiche, però già meno, era già più affrontabile, diciamo. Io, visto che siamo già a un'ora abbastanza tardi, perché è le 26:37, non vorrei anche... Certo, va via. No, però se c'è qualche piccola domanda o curiosità che volete porre, ecco. Prego. Io volevo sapere se avete conosciuto padre Francesco Bazzotti e padre Cristian. Merigi? Allora, padre Francesco l'ho incontrato un paio di volte, sono andato anche al santuario che ha su, adesso io geografia zero, che è la Consuma Teore Ordomale, comunque sia nel Mugello, e sì, ho assistito a una sua celebrazione, tra l'altro che è la festa dell'Epifania, quindi la solennità dell'Epifania, e poi sono stato a volte alla messa che celebrava la mattina alle 8:30 nell'oratorio della Misericordia in Piazza del Duomo. Don Cristian invece lo conosco molto bene e tra l'altro è stato una persona che ha collaborato molto all'inizio, uno dei pochi che non mi ha chiuso la porta in faccia e quando ho chiesto un rituale degli esorcismi addirittura me ne ha fornito una versione in PDF dicendomi guarda c'è un sacco di errori e di refusi però è fatta bene e quantomeno ce l'hai già digitalizzata che è un po' più comoda da utilizzare, quindi Don Cristian è una persona a cui voglio particolarmente bene e a cui sono anche abbastanza legato, all'epoca era parroco del Cestello, poi adesso è a San Donato a Livizzano che è un luogo che ha una tradizione esorcistica molto forte da Don Mario, poi c'è stato Don Francesco e ora c'è lui, quindi conosco entrambe le persone. Don Francesco Bazzoffi poco per la verità, cioè nel senso l'ho visto, l'ho incontrato, ci ho parlato, però poco più. Don Cristian non voglio dire di essere un amico ma comunque una persona a cui io voglio bene. Tra l'altro da Don Cristian spesso ci va il cardinale Ernest Simoni. Vero. Che non so se lo conoscete,
è un sacerdote albanese che è stato fatto cardinale da Papa Francesco, che ha conosciuto quando si è recato in Albania, e questo è un sacerdote che perseguitato dal regime comunista, condannato a morte, non è stato poi eseguita la condanna per una grazia, ma comunque è stato imprigionato e poi a lavori dentro le fognature della propria città per anni, non potendo esercitare il ministero sacerdotale in maniera pubblica, ma privatamente, cioè non privatamente, segretamente, perché privatamente sarebbe stata ancora una bella concessione, invece no, lui lo faceva segretamente, e che appunto ora è cardinale e abita a Firenze perché i suoi parenti si sono poi trasferiti dall'Albania a Firenze, e lui ora è canonico della cattedrale di Santa Maria del Fiore, ma spesso va a celebrare. Anche recentemente, dopo il Covid, è riuscito a tornare. E lui è un prete esorcista, lui sì. Ha fatto tanti esorcismi, continua a farli, e nonostante abbia una certa età, perché ha superato i 90 anni. Sì, e poi con un vissuto particolare. Sì. Non aveva nemmeno le vesti. Infatti le ha regalate il cardinale Vettori quando è stato nominato cardinale nel concistorio del 2014. Se non ci sono altre domande, io direi di fare un piccolo applauso non a Gianluca ma a Don Paolo che ci ha ospitato. Mentre a Gianluca gli auguriamo di continuare nei suoi studi e di preparare un altro libro sempre tosto che possa dar noia, perché i libri devono dar noia. Sì, se la cultura non smuove a vuol dire non sono sta facendo noiosi, che non tornano a nulla. A Dio piacendo, e mettiamo tutto nelle sue mani. Grazie della vostra partecipazione. Grazie davvero per aver affrontato anche questo clima infausto, grazie davvero.